LP, Support and Services. Vendita smartphone, tablet, console e televisori, accessori per cellulari e smartphone. Assistenza smartphone con ricambi disponibili in sede, sostituzione batterie e display, riparazioni in 20 minuti. Scopri le nostre tantissime offerte ed opportunità. Da noi è disponibile anche il servizio di pagamento Pagolite di Compass. Ci trovi in via Garibaldi 64-7 a Nocera Inferiore, presso la Galleria di Piazza del Corso. Telefonaci allo 081 18 87 33 18 o visita il nostro sito internet www.lprecambitelefonia.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Menichino Rocco SRL, servizi per l'ambiente. Da più di 40 anni offriamo soluzioni all'avanguardia per il trattamento e il recupero dei materiali, aiutando le aziende a risparmiare e a rispettare la natura. La Menichino Rocco SRL è la prima azienda in Campania e tra le prime in Italia pienamente riconosciuta per l'End of Waste, con riconoscimento ed autorizzazione della Regione Campania. Codifichiamo percorsi avanzati che portano i materiali di scarto a diventare una materia prima seconda. Ciò operato per il circuito di energie rinnovabili, essendo una fattiva coniugazione della volontà di muoversi verso la transizione ecologica. Per info contattaci allo 081 93 92 77 oppure via mail a info@menichinorocco.it. Menichino Rocco, da rifiuto a risorsa. Niente di ciò che indossiamo è più importante del nostro sorriso. Prendersi cura dei propri denti è più semplice se ci affidiamo a dei professionisti. Lo studio dentistico Monna Lisa lavora ogni giorno per i propri clienti con professionalità ed esperienza per garantire ottimi risultati. Monna Lisa è anche un centro specializzato in implantologia soft su schemi di ultima generazione. Lo studio dentistico Monna Lisa si trova in via Stuti 121 a Nocera Inferiore. Contattaci allo 081 517 99 40. Il sorriso è l'accessorio più bello che una persona possa indossare. Special Sport, a Nocera Inferiore, in via Attilio Barbarulo, 81-83. Da noi puoi anche trovare prodotti per pugilato, fitness e palestra, brandizzati Special Sport. Contattaci allo 081 92 61 48 o acquista sul nostro store online www.specialsportstore.com. Spediamo in tutta Italia. Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392 4632 539. La Primavera, impresa di pulizie. Via Matrognana 25, Nocera Inferiore, Salerno. Pardon, eccoci qua. Allora, buonasera amici e amiche di Nocerina Live, benvenuti a questa diretta studio stadio di Matera, Nocerina, partita molto importante, ovviamente in chiave salvezza per la formazione rossonera e tra l'altro anche partita che posticiperà quella che poi sarà la sosta pasquale del torneo di Viareggio che praticamente durerà 3 settimane. E quindi oggi vincere o quantomeno fare un risultato positivo prima della sosta sicuramente potrebbe essere per la Nocerina un tocca sana importante in vista poi ovviamente, come dicevamo, della pausa. Mancano 20 minuti all'inizio delle ostilità tra Matera e Nocerina, Matera che viaggia in una posizione tranquilla della classifica, al centro classifica, Nocerina che invece è in piena lotta salvezza per cercare di evitare la zona play out. Adesso andiamo a leggere anche velocemente quelle che sono gli altri
il programma delle altre partite: Cavese e Lavello, Gladiator Bitonto, Matera Nocerina, Putolana Casarano. Queste quattro partite giocheranno alle ore 2:30, poi alle ore 15 abbiamo Nardò Gravina, Altamura Afragolese e Molfetta Francavilla, alle ore 17, chiamiamolo posticipo, Città di Fasano contro Martina Calcio. Si è invece già giocata mercoledì scorso la partita, il derby tra Barletta e Brindisi. Il Brindisi si è imposto sul campo del Barletta con un roboante 4-1, e quindi il Brindisi si è portata a 3 punti dalla Cavese, che però oggi gioca in casa con l'obiettivo ovviamente di allungarsi in classifica. Andiamo a vedere quindi proprio quella che è la classifica. Intanto saluto Raffaele Falanga, grazie Raffaele per gli auguri, la sosta fino a dopo, ovviamente auguri a tutti i Peppe e le Peppine di chi ci seguirà, e ovviamente a tutti i papà per questa giornata, oggi 19 di marzo. Andiamo a vedere invece quella che è la classifica attuale, classifica che dopo finalmente il ritorno al successo della Nocerina, come potete vedere, la Nocerina si è portata momentaneamente fuori dalla zona playout, a quota 29 punti all'undicesimo posto insieme al Gladiator, a più 2 dalla Fragolese e a più 4 da Francavilla e Gravina. Ma soprattutto, visto che anche la penultima cominciava a rosicchiare dei punti, anche a un bel più 6 dalla retrocessione diretta, in modo tale da stare un po' più tranquilli almeno su questo aspetto qua. Si va ad affrontare, come dicevamo, il Matera, ottavo in classifica. Matera che si gioca probabilmente le sue ultime carte per provare a rientrare in zona playoff, visto che dista 9 punti, quindi comunque una partita assolutamente da non sottovalutare. Matera che il direttore sportivo del Matera, la nostra vecchia conoscenza, sia come calciatore che come direttore, ovvero Bolzan. Come potete vedere, il rendimento del Matera in casa è da settima in classifica, nelle ultime 5 partite comunque ha ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Fuori casa, come potete vedere, invece la Nocerina è una delle squadre peggiori, 8 punti, frutto di una sola vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte. 5 sconfitte consecutive della Nocerina fuori casa, quindi Mister R cercherà i suoi primi punti in trasferta e la Nocerina proverà quindi ad invertire il trend super negativo che la vede soccombere spesso lontano dalle mura amiche, dove invece ha un andamento da centro classifica, come potete vedere dalle immagini. Questa è la classifica, saluto De Fiantel. Allora, andiamo a fare un'altra piccola pubblicità, dopodiché rientriamo tra qualche minuto per avvicinarci a poco alla volta a quella che sarà la diretta studio stadio di Matera e Nocerina, quest'oggi in diretta dalla città dei Sassi, Mariano Rocco. Quindi tra una decina di minuti daremo la linea al buon Mariano. Restate collegati, ci vediamo tra poco, cominciate a scriverci da dove ci seguirete questo pomeriggio, così vi salutiamo un po' e aspettiamo l'inizio della partita tra Matera e Nocerina. A tra poco. Sentirsi a Napoli senza essere a Napoli è quello che dicono i nostri clienti dopo aver assaggiato la pizza che viene sfornata ogni giorno nella pizzeria Gaetano Saracin. Ci trovi a Castel San Giorgio, in via Calvanese numero 23. Contattaci al 320-235-7428. Seguici anche sui nostri social. Pizzeria Gaetano Saracin, quando l'arte diventa pizza.
euro rettifiche. A Nocera Inferiore, in via Villanova 150. Non c'è niente di meglio che gustare un'autentica pizza napoletana, riscoprire quei sapori che ti riportano indietro nel tempo con semplicità e genuinità. Da 20 anni la pizzeria Napolè, con impegno e passione, porta tanta bontà ai suoi clienti, con la vasta scelta di pizze, la classica friggitoria napoletana e la sfiziosissima pizza pizzella. La pizzeria Napolè si trova in via Pentapoli 2 a Nocera Inferiore, nei pressi del distributore Isso. Per info e consegne a domicilio contatta il 349-4182-916 oppure il 349-6047-590. Ci trovi anche su Facebook, Pizzeria Napolè, dal 2002 gentilezza ed efficacia al servizio del cliente. E allora, sulle note di Napoli di Pino Daniele, il grandissimo Pino Daniele, che se ci sta guardando ovviamente dall'alto, tanti auguri anche a Pino Daniele, per visto che oggi è San Giuseppe, grandissimo cantautore, uno dei più grandi della nostra storia, purtroppo è andato via troppo presto, chissà quanti altri capolavori ci avrebbe scritto. Ritornando invece a noi, mancano 12 minuti all'inizio delle ostilità tra Matera e Nocerina. Tra poco ci collegheremo, tra un paio di minuti, con il buon Mariano Rocco da Matera. Prima però, tra poco, appena Peppe mi dà l'ok dalla chat privata, andiamo anche a leggervi quelle che sono formazioni ufficiali. Leggiamo intanto qualche altro messaggio, fateci sapere da dove ci state seguendo, così vi possiamo salutare. Luana, auguri ragazzi. Salvatore, forza Nocerina. Defiante, forza Molossi. Quindi tra poco ci siamo. Mancano praticamente 12 minuti da Matera e Nocerina. Match importante, come dicevamo poco fa, perché è la 28esima giornata. Siamo praticamente questa. Dopo questa partita ne mancheranno altre 6, ma soprattutto dopo questa partita ci sarà la sosta, nel senso che poi si giocherà poi tra 3 settimane, quindi passerà un bel po' di tempo, quindi andare a questa lunga sosta con una vittoria sicuramente gioverebbe e non poco ai colori rossoneri. Intanto dal buon Francesco Croce, anche lui collegato, che si collegherà tra poco da Matera, ci ha inviato una foto che è quella di un altro ex di turno, ovvero di Giuseppe Figliomeni, se la riusciamo a farvela vedere, dove praticamente Figliomeni probabilmente, non so, eccola qua, sì, l'abbiamo beccata, eccolo qui, altro ex di turno, Giuseppe Figliomeni, in quella che è una partita anche di altre categorie, nel senso comunque Nocerina e Matera comunque squadre che hanno militato per gran parte della loro storia in palcoscenici professionisti, e quindi sicuramente, scusate, avevo avuto un problema di audio, quindi sicuramente l'augurio è che ci facciamo ogni anno che poi la Nocerina possa poi tornare nel prima possibile nel calcio che conta. Prima però c'è da ottenere una salvezza quest'anno obbligatoriamente. Mancano 10 minuti. Io direi che tra poco ci possiamo collegare con il buon Mariano da Matera per capire le prime informazioni riguardanti questa partita, se ci può leggere le formazioni ufficiali. Vediamo un po' se ce l'abbiamo già al primo tentativo. Mariano,
sentiamo dei rumori, vediamo un po'. Mariano, ti sentiamo malissimo, male male male. Ok, adesso avvertiamo il buon Mariano che la linea non andava bene e quindi tra poco ci ricollegheremo. Allora, invece leggiamo qualche altro messaggio. Luca, forse Monossi da Bologna. Mio fratello piccolo, almeno di 9 anni, Simone, è di nuovo a vedere la Nocerina, l'ha vista solo 7-6 partite, quindi salutiamo il piccolo molosso Simone. E intanto vi possiamo leggere quelle che sono le formazioni ufficiali, eccole qua. Allora, cominciamo con la formazione di casa. Il Matera che si schiera con Suma, Dubaz, Lorusso, altro ex di turno, sono Bottalico e Donida, poi c'è Montanino, Iaccarino, Piccioni, Demo, Leon, Manu e Calascio. Questo sono in ordine numerico. A disposizione di Mister Ciullo troviamo Pozzer, Sgambati, un altro ex, Claudio Sellitti, Ferrara, Ancola, Zierski, Orefice, Cummins, Isai. Risponde la Nocerina, Stagos, anche qui ve la leggiamo in ordine numerico, poi sarà il buon Mariano Rocco a darvela più nel dettaglio. Stagos, De Marino, Maledic, Casola Naturale, Manzi, Ziello, Giacomaro, Chietti, Di Palma, Bandeira, Garofalo. Disposizione di Mister Erra, Russo, Menichino, Romeo, Flora, Talamo, Bukmanic, Mancino, Schiavella e Boccia. Allora, riproviamo. Intanto grazie Peppe che ce l'ha messa in sovraimpressione. Facciamo il secondo tentativo con il buon Mariano. Prima, Mariano, non so se ci stai sentendo, si sentiva veramente male, molto molto basso, come se stessi chiuso in una sorta di capsula. Riproviamo adesso. Vai Mariano. Io penso che diventa male. Allora, ci riproviamo di nuovo tra poco. Purtroppo oggi ci sono problemi di audio. Cerchiamo ovviamente di risolvere il prima possibile. Detto questo, Salvatore dice: sono a Matera a vedere la Nocerina. Grande Salvatore. No, Floriana, purtroppo non abbiamo la partita, quindi non faremo solamente la radiocronaca. Detto questo, io direi, in modo tale da dare la possibilità a Mariano di ricollegarsi, andiamo in un'altra piccola pubblicità, l'ultima, in attesa di risolvere questo problema di audio. Quindi ci vediamo tra pochi minuti, restate sintonizzati. Via Dolceria di Lieto, dolcezza, creatività, cortesia e passione, perché il nostro segreto è coniugare tradizione e innovazione con arte e gusto. Vieni a trovarci a Nocera Inferiore in via Traversa Primo Paolo Borsellino numero 3, nei pressi del Tribunale. Contattaci allo 081 517 87 96. Ci trovi anche a Nocera Superiore in via Vincenzo Russo 186. Chiamaci allo 081 362 73 46. Pasticceria Dolceria di Lieto, l'elite della qualità è qui. Edoardo Prete, agenzia Pratiche Auto e Infortunistica Stradale. Usufruisci dei nostri servizi. Da noi passaggi proprietà con rilascio libretto in sede in soli 20 minuti. Rinnovo patente in promo a solo €69,99, compresi di visita, spese motorizzazione e foto in sede. Pagamento bollo auto e moto. Infortunistica stradale per risarcimento danni a cose e persone derivati da circolazione stradale, iscrizione ai veicoli storici e molto altro. Ci trovi a Nocera Inferiore in via Raffaele Pucci 17. Per info contattalo 081 189 10742.
Affidati alla nostra professionalità. Scegli Edoardo Prete. Una cucina mista tra tradizione e innovazione che soddisferà il tuo palato. La terrazza, pizzeria, ristorante e friggitoria. Puoi gustare le nostre specialità nei tre ambienti dedicati o col nostro servizio self-service. La terrazza garantisce anche servizi da asporto e di consegna a domicilio. Ci trovi in via Apostolico Montalbino 24 a Nocera Inferiore, nei pressi dell'ingresso autostradale. Per info e prenotazioni contatta lo 081 21 82 205. La terrazza, passione e creatività che renderanno unici i vostri momenti. Amato Allestimenti Veicoli, revisioni, servizi e personalizzazione del veicolo. Dal 1965 l'Amato Allestimenti è specializzata nei servizi di personalizzazione per il tuo veicolo. Amato Allestimenti Veicoli offre anche soluzioni per veicoli speciali. Se hai bisogno di un'officina per realizzare allestimenti di veicoli per ogni esigenza, scegli Amato Allestimenti Veicoli. Ci trovi in via Giovanni Pepe 9 a Nocera Inferiore, nei pressi dell'uscita autostradale A3. Per info contattalo 081 92 51 69. Amato è anche officina di meccanica diagnostica, presso l'Amato Point di Sant'Egidio del Monte Alpino, in seconda traversa Albanese 49, ex centro Gambardella 2000. Ci trovi anche in località San Lorenzo. Per info contattalo 081 91 83 40. Pasticceria Dolceria di Lieto, dolcezza, creatività, cortesia e passione, perché il nostro segreto è coniugare tradizione e innovazione con arte e gusto. Vieni a trovarci a Nocera Inferiore in via Traversa Primo Paolo Borsellino numero 3, nei pressi del Tribunale. Contattaci allo 081 517 87 96. Ci trovi anche a Nocera Superiore in via Vincenzo Russo 186. Chiamaci allo 081 362 73 46. Pasticceria Dolceria di Lieto, l'elite della qualità è qui. LP, Support and Services. Vendita smartphone, tablet, console e televisori, accessori per cellulari e smartphone. Assistenza smartphone con ricambi disponibili in sede, sostituzione batterie e display, riparazioni in 20 minuti. Scopri le nostre tantissime offerte ed opportunità. Da noi è disponibile anche il servizio di pagamento Pagolite di Compass. Ci trovi in via Garibaldi 64-7 a Nocera Inferiore, presso la Galleria di Piazza del Corso. Telefonaci allo 081 18 87 33 18 o visita il nostro sito internet www.lprecambitelefonia.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Menichino Rocco SRL, servizi per l'ambiente. Da più di 40 anni offriamo soluzioni all'avanguardia per il trattamento e il recupero dei materiali, aiutando le aziende a risparmiare e a rispettare la natura. La Menichino Rocco SRL è la prima azienda in Campania e tra le prime in Italia pienamente riconosciuta per l'End of Waste, con riconoscimento ed autorizzazione della Regione Campania. Codifichiamo percorsi avanzati che portano i materiali di scarto a diventare una materia prima seconda. Ciò è operato per il circuito di energie rinnovabili, essendo una fattiva coniugazione della volontà di muoversi verso la transizione ecologica. Per info contattaci allo 081 93 92 77 oppure via mail a info@menichinorocco.it. Menichino Rocco, da rifiuto a risorsa.
Niente di ciò che indossiamo è più importante del nostro sorriso. Prendersi cura dei propri denti è più semplice se ci affidiamo a dei professionisti. Lo studio dentistico Monna Lisa lavora ogni giorno per i propri clienti con professionalità ed esperienza per garantire ottimi risultati. Monna Lisa è anche un centro specializzato in implantologia soft su schemi di ultima generazione. Lo studio dentistico Monna Lisa si trova in via Stuti 121 a Nocera Inferiore. Contattaci allo 081 517 9940. Il sorriso è l'accessorio più bello che una persona possa indossare. Special Sport, a Nocera Inferiore, in via Attilio Barbarulo, 81-83. Da noi puoi anche trovare prodotti per pugilato, fitness e palestra, brandizzati Special Sport. Contattaci allo 081 92 61 48 o acquista sul nostro store online www.specialsportstore.com. Spediamo in tutta Italia. Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392 4632 539. La primavera, impresa di pulizie. Via Matrognana 25, Nocera Inferiore, Salerno. Sentirsi a Napoli senza essere a Napoli. È quello che dicono i nostri clienti dopo aver assaggiato la pizza che viene sfornata ogni giorno nella pizzeria Gaetano Saracin. Ci trovi a Castel San Giorgio, in via Calvanese numero 23. Contattaci al 320 235 74 28. Seguici anche sui nostri social. Pizzeria Gaetano Saracin, quando l'arte diventa pizza. Rettifiche. A Nocera Inferiore, in via Villanova 150. Non c'è niente di meglio che gustare un'autentica pizza napoletana. Riscoprire quei sapori che ti riportano indietro nel tempo con semplicità e genuinità. Da 20 anni la pizzeria Napolè, con impegno e passione, porta tanta bontà ai suoi clienti, con la vasta scelta di pizze, la classica friggitoria napoletana e la sfiziosissima pizza pizzella. La pizzeria Napolè si trova in via Pentapoli 2 a Nocera Inferiore, nei pressi del distributore Esso. Per info e vai, ci sei. Ok,
Ok, buon pomeriggio, chiediamo scusa per i problemi tecnici, sono passati 4 minuti di gioco dove non è potuto veramente nulla, solo una punizione pericolosa per il Matera che però si spenta sul fondo, perciò perché adesso lo c'è qualcosa, un caso naturale che carica la conclusione, rimpallata dal numero 42 del Matera. Vediamo velocemente le formazioni. Il Matera si schiera con Zuma, Dupaz, Russo, Bottalico, Benita, Montanino, Giaccarino, Piccionico, Modern, Manuel e Caracciolo. Mentre invece non c'è rispondo con Stavossi, De Marina, Valerci, Caso Naturale, Panzi, Zuella, Giacomaro, Chietti, Di Palma e Bandera. Fino a battere sono stati i Morossi. Adesso calcio d'angolo per la Nocerina, con il minuto tutto romico, sono quasi 5. Sentiamo i fischi della curva sud del Matera, che sono arrivati in circa, sono presenti in circa 600. Sono in circa 600 presenti al primo settore, settore ospiti ancora vuoto, quello del Franco Salerno, 21 settembre, calcio d'angolo affidato a Garofalo, che poi l'altro al numero 16, Giacomarro. Sul capito di commento con me, ovviamente sono Francesco Precio, Sotto Salvino. Giacomarro per abbattere con il destro, questo calcio d'angolo a rientrare, probabilmente cercare il secondo palo. Con Ziello a marcare gli attacchi sul portiere, viene richiamato dall'arbitro il Bivigni. Deve rispettare appunto le distanze, infatti dobbiamo mettere ordine lì in aria, deve anche Bottiglia, l'ex di giornata, cerca di fare il suo, batte Giacomarro, raso terra, un velo, ci arriva Ziello, che calcio Ziello! Ziello! Il vantaggio dei rossoneri al quinto minuto! La saetta di Ziello! Al primo tiro in porta! La squadra campana si porta in vantaggio! Adesso il Matera è costretto a rincorrere quando è battuto da Giacomarro, velo in mezzo all'aria di Caso Naturale, Ziello con una staffilata dai 30 metri, porta in vantaggio al quinto minuto e 54 la Nocerina, che quindi al primo tiro in porta la squadra ospite passa in vantaggio. Francesco, prima azione, prima rete. Grandissimo papiro della Nocerina, non si poteva partire meglio di così, grandissimo tiro di Zio, passaggio e attenzione perché le, ma la sbaglia l'impostazione, la perfetta allora della Nocerina Flora che allarga l'altro per Bandera, Bandera indietro per Di Marino cambia gioco a cercare Ziello, non si capisce però ci arriva comunque, allora Agostino Garofalo all'indietro per Davide Mansi, la Tranese l'allarga per Pasquale De Marino che può lanciarla lunga, poi ci ripensa, la scarica lì vicino per perde il pallone, attenzione adesso il colpo 2 del Matera che è pericoloso, chiude tutto Pasquale De Marino, non c'è fallo secondo l'arbitro, vuol ripartire la squadra del segnale, lancio lunga a cercare, c'è fatto Pasquale De Marino, ma il corretto non è la palla messa laterale del Matera nella palla d'accanto, quando siamo al minuto 7 e la Nocerina si è portata in montaggio appena 2 minuti fa con la grandissima portata di Ziello dai 25-30 metri, dai sviluppi in corner, schema perfetto, ha funzionato per la squadra campana. La Nocerina si è portata in vantaggio con appunto il pallone del centrocampista ex a Fragolese. Francesco, ci manca adesso deve gestire questo vantaggio per far giocare il Matera, ma non concedere tanto. Attenzione perché il Matera è pericoloso con Piccioni che prova la confusione, a dir di vero non pericolosa, stava su due tempi la blocca e la raccoglie. E la raccoglie. Diciamo che gestire già dall'ottavo minuto è un po' presto, grande inizio, possiamo dire un grande inizio, una squadra lo so che con un pallone in orizzontale seguito benissimo da Giacomarro, grande sta affidato di Ziello che praticamente ha superato una gran botta di portiere avversario, grandissimo gol, partiamo con 1-0. Esatto, siamo arrivati quindi all'ottavo minuto sul 1-0 per la Nocerina, adesso ancora Nocerina avanti con Giacomarro per Caso Naturale che c'è proprio di gioco, dice Caso Naturale che rischia anche la munizione qui. Rischia anche la munizione qui, infatti l'abito è fischiato, c'è Peppa con tutti i piatti in porta, rischiava di farsi ammonire qui, non è rete annullata perché il gioco già era stato fermato, quindi non si tratta di rete annullata ma semplicemente fallo per fuori gioco di Ciacchetto, Caso Naturale. Il Matera prova a ripartire adesso con Iaccarino,
pressato dagli avversari, lancio in avanti, intercettato dal centrocampo rossonero, ma con Matera, con Leon che prova a venire avanti, Leon chiuso da due, arriva anche Chietti, Manzi e Chietti lo chiudono, poi Chietti ha spazio il più lontano possibile, come dice il nostro sentito, la roccia, sì, mancava forse un difensore al cigno in questa ultima gara, come Manzi al centro della difesa. Oggi lo si sta vedendo con due ottime chiusure, ma già nella gara contro la Puterana ha fatto il suo. Paletic si va a prendere questa palla a campo, la alza a campo di per cerchetto quasi naturale, la intercetta poi il capitano del Matera, Dubas. Matera, Matera che prova a gestire questo pallone sulla fascia sinistra con il numero 18 Montanino che la scambia bene, palla che ritorna a Dubas. Lancio di Dubas in avanti a cercare il numero 9 Peruzzo, però viene fermato tutto, ma ancora Dubas che intercetta il pallone, che intercetta il pallone, ora intercetta ancora bene il numero 18 della Spalma che però subisce un calciere fortissimo, in realtà doppio scontro tra Montanino e Dubas, di Palma che era peggio 18 in Matera, e l'arbitro concede la punizione alla squadra di casa. Quanti minuti sul cronometro sono? 10. Chiedo un check alla regia se l'audio si sente perfettamente perché stiamo avendo problemi di linea. Tutto ok, vai Mariano. Ok, grazie Giuseppe. Ritorniamo allora qui dallo stadio Salerno Franco Settembre, quando i minuti sul cronometro sono 10. Santino, come vedi questa macchina in questi 15 minuti? Ma è partita alla grande, ha fatto un gol golasso. Attenzione perché il Matera batte la punizione a scendere in aria. Punizione che si conclude in nulla di fatto per il Matera, rimessa dal fondo, Matera che però scude recuperato il pallone, riparte da dietro dal proprio capitano, da Niccolò Tonita, l'ex giornata, sono tre gli ex nel Matera, ovvero Tonita in campo, Portalito in campo, Gavietto Sellitti che proprio di piacere in panchina, poi c'è ovviamente il tuo sportivo Pisa nella dirigenza della recente Nocerina, della recente passata della Nocerina, che tutto sto quella avviata sarebbe poi nella scorsa stagione, dirigente come detto sportivo, che ha una squadra di tutto rispetto, lancio numero di via di Stavos, gema la sua difesa e non accoglie senza problemi il tripletto greco, che la passa un po' sotto tavolo nelle ultime gare, ma complice anche l'infortunio, poi si è ripresa alla grande. Con i fischi della curva sud del Matera che poi consigliere il centrocampo rossonero con Giacomarro che va via bene al numero 18 Montanino che è costretto a commettere fallo su Dario Giacomarro, batte subito questa punizione Agostino Garofalo, la larga per di Spandera dall'altro lato e Di Marino per Garofalo. Garofalo, Bandera gliela chiede, Garofalo prova alza la testa, mette il piede sotto, lancio lungo per Palma che la stoppa malissimo, allora Leon scatta in avanti, però Di Palma lo capisce, chiede il pubblico del Salerno la munizione. Sentino, ti vediamo un po' contrariato su Di Palma, magari poteva fare meglio su quello stop. No, mi sembra che ancora deve entrare, è l'unico che non entra per fare la tirata della squadra. Prova la centrocampo, chiuso da 3, si libera bene con la mezza veronica, finisce a terra, punizione per la Nocerino. Molto al limite questa punizione, Santino sembrava sulla palla, ma Letic ha provato a proteggerla, però chiuso da 30, qui non si riuscì a capire, forse l'albero è più vicino. 12esimo, punizione della Nocerina, 1-0 per la Nocerina, al quarto 58, al quinto minuto, segnato appunto Ziello, con un tiro da 25 metri. Nocerina prova a venire avanti, guadagna la prima messa di là, dicevi Santino, scusa. No, Tanto Garofalo di testa a cercare caso naturale, la palla si alza al campanile, Pandora mette a terra, fermi un attimo perché
Porta Frenzoli, non carino la spazio il più lontano possibile, dicevi scusa, dicevi Santino, scusa, che ho interrotto. Dicevo, dicevo che questa può essere una battuta di salvezza, in questo picchio molto è una nocerina, si prova a portare avanti con di palla che aspetta compagni che arrivano sull'alto, arriva Chietti che scivola ma riesce a tenere il pallone, lo scarica dietro per Di Marino a gran muta la chiede Mazzi, allora cambia Mazzi, la passa per il capitano Agostino Garofalo che la lancia in aria a cercare Cecchetto Casonaturale che questa non riesce a sfondare perché Donita va a fare blocco, poi tu passi il capitano, il vice capitano, perdono, la lancia lontano. Capitano, ovviamente Nicola Donita, ex di giornata, vice capitano l'anno scorso a Nocera, dove il capitano era ancora Agostino Garofalo come quest'anno. Rimessa laterale quindi per il Matera, battuta subito De Marino di testa, la prolunga per Mansi che rischia qualcosa, poi ancora Matera che fa possesso palla, finisce con il conquistare una rimessa laterale. Quando siamo al quarto d'ora, ricordiamo il parziale, dice Nocerino 1, Matera 0, all'inizio del quinto minuto la Nocerina si è portata in vantaggio al primo tiro in porta con Pasquale Ziello su uno schema ben riuscito da corner, pieno di Cecchetto Casonaturale, e Ziello da fuori aria col collo l'ha messa lì dove non poteva arrivare Dario Simo. Matera che adesso fa possesso da metà campo, lancio lungo a cercare il metodo, non porta a sulla sponda Piccioli, ma non c'è più, adesso ancora conta Cirino di Matera, che per tempo si tratta del numero 9 Lino Russo, il classe 95 per resta ancora davanti, noi Cirino che mette palla fuori, chi verrà restituita è Pensionese, mister Salvatore Ciuglia. Mentre il gioco è fermo, ci diamo un piccolissimo break a Giuseppe di pochi secondi e poi torniamo in linea qui al Franco Salerno. Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392. Restituirà il pallone alla Nocerina, visto che sono uscito adesso dalla sua, infatti Piccioli, pare si riesce a spettare il castello, applausi sportivi del quartiere, non so vero, adesso ci va a fare subito quella pressione su Garofalo, come giusto che sia, Garofalo che gioca Marco, che riparte da Manzi, che la lascia a Stavos, non ci vengono di Stavos, la rete ci sponda di testa, tende volte, poi viene chiusa la tuta. Ancora Chitti che riconquista palla solo per un attimo, la per il Matera con Lorenzo che seconda di testa chiude per la Pasquale Ziello, lancio lungo di Mansi per Cercato Casonaturale che fosse in fuori gioco, la stoppa Casonaturale che lascia darla a Chitti che non è sottella, punizione per la Nocerina dalla tre quarti, Nocerina che adesso sta provando, comunque cerca di adottare, non vorresti fare Sante. E cioè subito battuta intanto questa punizione con Chietti che la mette sul secondo palo, ci rimane Cecchetto e tira Ziello che manca l'appuntamento con la doppietta, palla che termina in curva praticamente, dicendo che che ha da dire qualcosa a Mister Ciullo, magari che in crisi di risultati effettivamente era partita molto bene la squadra all'esito dalla direttore di Carlo Monta, poi penso che la storia è stata giocata dal Cerenzino che prende in piazza contro il Matera con Piccioli che viene chiusa all'ultimo e Bandera ancora Matera per il Matera con Piccioli sull'alto di testa proprio nel penale, Piccioli preso terra centrale, Stavos rischia molto, libera di questa rostrina, si può rimettere il contro, viene quello Marco Maletic, Bosnia con la Belgrado, la scarica di nuovo per Pandera, Pandera per Garofalo, Garofalo per Pasquale Ziello che sbaglia tutto, il peggiore di questa materia attacco al Matera, 18 secondi, 0-1 per la Nocerina, Nocerina troppo lezioso in questo pendente, Stavos ha davvero rischiato molto lì, di
difesa del Sovina che ha leggito bene, poi Zeno va a rubarsi l'occhio con il centrocampo, subisce fallo, punto della regina, ma Zeno resta a terra volante, attenzione, ha merito intanto un calcio a voi del Matera, secondo portale, se non sbaglio, di Tottalico. Eh sì, ha morito l'ex Nocerina Andrea Tottalico per lui 24 presenze di anni fa con la maglia rossonera, perdono, 14 presenze con la maglia rossonera. Volevo fare una notazione, sicuramente con il gol che ha fatto il gol ministro di dopo sta giocando veramente, se il campione, se il calvanizzato, se il calvanizzato è uno dei più, secondo me è il campo di senso, come un leone, correzione che perde 14 presenze dal, sì, dall'agosto al dicembre 2019 con la maglia rossonera, intanto non ci viene a cercare da Rossillo che batte un l'incampo, non ci riesce, deve essere al fondo del mezzo. 19.39 sul canale con 0-1 per la Nocerina, un punto di vista proprio Pasquale Zielo, oggi interrogato, ha portato in vantaggio i Rossoneri. Come diceva Santino, non c'è una cosa, si è galvanizzata per il gol, Matera sta provando a venire in avanti, ma adesso deve stare venuta bene, cioè, ma ha intercetta questa palla a centrocampo, dicevo scusami Santino, che voglio adesso andare. Stiamo facendo una condizione, stiamo lavorando un pugno, fare lo scudo per alzarci, giocare in stretto, oggi c'è la palla rimessa laterale battuta dalla Nocerina persa per un attimo, la Russa poi se la trascina fuori, scusami tanto se tutto è poco, e Guadagno rimessa laterale azionata la Nocerina, Giacomago in qualche modo per Garofalo che viene in campo provando a lanciare tutti, non ci riesce, perché vede poi il Matera con Simone che poi va in avanti, attenzione, sponda bene il giovane Biancazzurro, riesce a fare l'aria per l'altro, non c'è nulla, per proseguire per il Matera veramente al centro, Stavos che rischiava di essere beccato da De Marino, protesta il Matera, era comunque Paolo da Giustana e non De Marino, non è subito il ripetendo fallo, l'abbiamo fatto continuare, vale, dice, sotto bene lungo linea. Braccato da Demolio, scarica per bandiera, bandiera in mezzo a più, riesce a aprire bene fuori bandiera, alza! Elegantemente questa scivolata, cross sul primo palo, da dimenticare, palla sul fondo. Sembrava più un tiro di rugby, l'azione che è finito ieri, forse bandiera si è dimenticata, ha provato a fare meno, ha provato a tirare in mezzo ai pali, della decisione. Ha esagerato benissimo, aveva superato un paio di avversari, sfortunatamente ha mancato un ultimo passaggio. Magari per raggiungere la bandiera il suo amico, il suo compagno per si era provato l'imbucata sul primo palo per Maletic che sarà ben inserito, però poi andava a rientrare Maletic, non da fare, intanto Nocerina che perde la palla perché arriva ma Dario Suma, il caso di uno, la scarica subito per Niccolò Benita, l'ex Villavalle, appunto Nocerina la scorsa stagione, vice capitano di Monossi l'anno scorso, Benita, ancora lui, allarga per Dubaz, onorevole Dubaz, classe 2000, lancio lungo a cercare Nana, non lo da fare perché non c'è un attimo di conquistare palla, poi la perde un Montanino che la chiede qui a Demoleon, Montanino, lungo linea con Piccioni, sponda per nessuno perché con l'attore di palma, l'ex Napoli, per Maletic che in qualche modo prova a servire in caso naturale, non lo da fare perché Dorita si la porta verso Suma può alleggerire la pressione di giocarla sul capitano della squadra dei Sassi. È vero Santino, concordo con te perché sta soffrendo molto in Matera la pressione dei Rossoneri lì nell'ultimo tre quarti campo, Matera che è riuscita a venire avanti solo in due occasioni di organizzare da status e ancora Matera che perde palla, la rimessa reale per la Nocerina, minuti sul chilometro 23 e 10, 1-0 per la Nocerina con il quinto minuto segnato da Pasquale Zielo con una rete da incorniciare questa domenica. Tiro potente che ha trattato su Giacomo, lancio lungo a cercare proprio Pasquale Zielo che l'ha domestica bene a terra di prima, aveva provato a servire Bandera che era sempre in seconda posizione, però ha chiuso tutto il giovane Montanino,
a seguire Riccardo Montanelli. Ad attaccare Ciullo a quinto esterno in caso di non possesso, attenzione, palla per Matto Malevich, caso di avere preso per la maglietta, riesce a liberarsi, Malevich come a metterla al centro, in mezzo a questi, libera bene Malevich, serie di finte, palla per Bandera che la mette sul secondo palo, dove arriva Cetti che deve solo addomesticarla, è costretto poi a portarsela verso la bandierina per metterla al centro, perde il rimpallo, allora in Matera può ripartire, chiude con tutta scivolata di palma, sto mettendo fallo, punizione 24 su 1 la zona 11. Sì, intanto attenzione qua il lascio del numero 30 del Matera, Iaccarino, secondo ammonito, praticamente entrato in mega ritardo su Cetti, lo ha falciato, Cetti che ancora appena delevante, Iaccarino ha rilanciato la palla, Iaccarino gli è arrivato in mega ritardo addosso. Ed è il secondo ammonito della gara dopo il portante. Tanto Ciullo va a scaldare quasi tutta la panchina del Matera, ci sono fatta per il secondo portiere, portiere Tozzer, Giacomo Tozzer. Ci stanno riscaldando quindi sgambati sui minuti per mare, che andiamo a cambiare, che sono cambiati l'ultimo, Ancora, Zelski, Orepice, Kumbe, Usai, Usai cugino di Usai della Lazio. Vedo un movimento sulla panchina, si stanno riscaldando tutti, è diventato tanto la curva del Matera che incita i propri calciatori, non c'è niente, adesso lancia questa pallina avanti, caso naturale, per mettere palle su Primo Leone, l'arbitro fa continuare, poi concede rimessa la palla non c'è prima, con la palla fuori invece di dare pizzo. Aveva fatto proseguire per la regola del vantaggio sulla carica di Leon, spazza la palla in Matera, probabilmente per guadagnarsi la punizione, l'arbitro concede. Rimessa laterale, 26 e 5 sul penale, 3-0-1 per la Nocerina, quindi al quinto minuto di la squadra insieme. Che ha trafitto Suma con una bordata da 25 metri, però se pure qualcuno parla che si è attaccato, che possibile in Matera riconcedere rimessa laterale in attacco, ma c'era fuori gioco di caso naturale, l'arbitro non lo ravvede. Non avere ora, punizione per il Matera con funzione offside di un giocatto caso naturale. Sì. 27 su 9, 1-0 per la Nocerina che va a pressare ancora il Matera in nella propria area difensiva e sbaglia ancora De Molle nel controllo, alta di questa gara, gioca nervosamente il numero 42 2004 della squadra di casa, quindi adesso la tribuna del campo Salerno, sì. Perché ci potrebbe cambiarlo Garofalo, crossa sul secondo palo, palla che si spegne tra le mani di Suma, anche se sarà riuscito sul fondo. A proposito di 2004, Nocerina che in settimana ha dovuto salutare Hedman, figlio di Magnus Hedman, portiere del Celtic, dell'ancora del 2004, Tristan Hedman, che è ritornato al Monza, ha terminato quindi il prestito alla Nocerina. Nocerina che gioca con il 2004, prima che c'era, che volta, inizia di rivelare calcia, palla di nuovo al lato, prega una palla incredibile, c'è ancora errore di questa volta è errore di Dubas. Come si fa a pagare il gol così? Probabilmente peggiore del giocatore del Matera. Di Dubas, ma anche Maletic. Maletic ci ha messo il suo, Maletic, ci ha messo il suo. Ha tirato il commento, potete dare una staffilata sul palo più lontano, lui dalla sinistra, ha provato a calciare di destro. Lucca dopo perché tanto c'è questa cosa naturale sulla sinistra, fa tutto bene. Prova ad andare per il fondo, la mette al centro di reazione, palla per resto in campo. Chiedeva il corner, c'è che ma la palla era rimasta ampiamente in campo. Poi De Marino di testa per Di Palma che scarica per il Carofolo. Gioco fermo perché è caduta la bandierina del calcio d'angolo. Palla che verrà restituita alla Nocerina. Oh, non ti posso spiegare questa occasione, queste sono partite che non si sbaglia.
dopo Maledic ha provato ad incrociare sul primo palo, poteva calciare sul secondo, lui che sinistro poteva anche scendere, era sotto. Poteva entrare in aria, esatto, ha provato la 12 di prima, poteva puntare il portiere, incredibile. La Nocerina che quindi al 27esimo si è mangiata in quel 2-0. Che all'esordio con Carina aveva segnato un gol, aveva fornito un assist, aveva un lupo. La piazza Rossone era poi pian piano, sono venute fuori non le lacune, ma più le difficoltà di adattarsi a quello di centravanti. Lui che centravanti non è, sebbene sulla carta d'identità porti 193 cm di altezza, Francesco. Assolutamente sì, diciamo che a un certo punto abbiamo anche preteso, diciamo, un po' quello che non ha mai fatto, voglio dire, nel senso che qualcuno pensava di tanto si deve usare il gioco fermo perché si sta riparando la pandemia del calcio d'angolo. Quindi io devo dire che dobbiamo dare merito al ragazzo che si è adattato benissimo, si sta impegnando moltissimo e loro probabilmente che lo sacrifica perché il mister lo cerca sia per il gol che per il sacrifico. Tanto gli spogliatori sono andati a prendere la bandierina di ricambio, la sta portando il portiere di riserva del Matera Pozzo. Giacomo Pozzo che quest'anno si è alternato con l'altro numero prepalissimo. Matera che, come dicevo prima con Santino, è un po' in crisi i risultati, Francesco. Anche oggi sentiamo i lunghi da qui dalla tribuna del Franco Salerno. Non è un bell'ambiente nemmeno a Matera. Parlando di risultati, non come accoglienza, anzi ringraziamo la società Matera anche come accoglienza. Assolutamente sì, diciamo la gara che questo andazzo, diciamo così, continua, magari auguriamo dalla prossima volta che poi Matera, anche l'inizio dei tutti, però è palesemente chiaro che vive in lontano. Guardiamo se aspettiamo questo momento. Intanto si riprende al 31esimo il gioco qui al 21 settembre Franco Salerno di Matera, ci sarà un mega recupero a fine primo tempo, probabilmente più di 5 minuti. Ziendo con quella questa palla, si guadagna, rimessa tra dopo una spedellata di Montanino, rimessa tra affidata da questo Garofalo che è bravo nelle rimesse lunghe, infatti può servire Bandera, spazza male la difesa del Matera, rimessa laterale per la Nocerina proprio lì sulla bandierina. Praticamente Montanino l'ha rilanciato addosso a Temoleon che se ne provava la mano, se va in zero finisce a terra, non c'è fallo, resta a terra il 15 del fine, si lancia con il terzo di Montanino, tunnel a Garofalo, poi ha morito intanto Manzi al 32esimo, prima ha morito Brancino. Come ci dico questo intervento? Qui sembra un po' sul pallone. Pallo ovviamente è molto deciso, diciamo che è andato sul pallone una certa influenza. Diciamo, probabilmente l'arbitro ha morito più. Ha usato lo stesso metro che ha usato prima per il fallo precedente, per il fallo precedente. Ha morito, diciamo così, l'influenza e la partita. Era abbastanza difficile. Noi siamo venuti in Matera al 32esimo sul centrocampo rossonero, sul pallone di due ex Bottali, due Donita, che proveranno a scodellarla in aria per Piccioni e Lenzi. Si gioca corta per Demoleon si ferma la scarica per Tubas, la controlla per Nana, si passa quindi alla fascia sinistra, Nana prova ad entrare, falciata ancora punizione di Matera e rischia la punizione di Manucchietti, l'arbitro lo ammonisce solo verbalmente, punizione per Matera, però la subito a battere Bottalico per Carbone Tubas palla sul secondo palo dove arriva il marino spazio, ma non è ancora finita, Bottalico carica la confusione, deviata da Manzi che la prende in faccia, resta a terra, attenzione, si è fatto male un calciatore della Nocerina, ha pallonato in pieno volto per non Manzi ma Maletic che si alza ora, ci vuole un fallo di mano quelli del Matera, molto più borderline questa occasione,
Paletic che è rimasto a terra, si alza ora con difficoltà. Ha preso una bella botta in faccia di Maletic, è riuscito a chiudere il suo palico. Un tiro pesantissimo, esatto. Ricordiamo poi i botanico sono potenti, più che altro lì ha rischiato molto perché aveva le mani vicino al volto, poteva essere calcio di punizione se non rigore per il Matera, che adesso attacca con questo sinistro reale botanico all'indietro da in Colomita. L'ex Nocerina la lancia sulla fascia destra per Montanino, Montanino di petto, la porta in avanti, Goss al cerchio, spazza Garofalo, alleggerisce la pressione, ma concede questa linea in attacco ancora al Matera, 34-25 sul cronometro. Montanino prova a metterla al centro, chiuso però da Ziello e poi anche da Bandeira, se la porta fuori praticamente, rimessa di valere la Nocerina. Nocerina che Santino sta chiudendo bene sulle due fasce. Siamo un po' tanto sbaglia la sponda intanto esatto, sbaglia la sponda intanto Maledic, c'è ancora messa l'aereo in Matera che perde ancora pallone questa volta Zinno senza compiti, la rimette di nuovo lì rimessa reale molto furiosi calciatori in Matera, adesso vado lì a battere con le sue rimesse lunghe praticamente un cross in aria e infatti pallone che arriva al centro dell'area di rigore dove spetta male Piccione la spazza, poi pallone che arriva a Nana che allarga per Bottanico e calcia all'esterno, più di un tiro sembrava un cross, non era Bottanico ma era a calciare Caracciolo, però sbaglia tutto, allora ripartono cima, però lo lancio insomma, questa terra casa naturale da Leonardo, l'altro va a continuare, Leonardo se la porta lì vicino a Donita, la scarica per appunto per il capitano dei Lucani, poi un gran battaglio per Dumas per Davide Caracciolo, Caracciolo per Nana che si libera i tre avversari, scarica all'indietro, sbagliato tutto per il cappello sul punto, vedete che c'è tanto caso naturale, che aspetta il compagno che salta, salta gli avversari, salta anche il terzo, se arriva di nuovo nell'aria allarga per Matteo Maledic che tutto solo a testa, Maledic pure gioco. Non c'è Maledic che aveva anche sbagliato l'occasione, rischia anche la punizione di Maledic. Sul gioco di Maledic. Intanto entrano anche i tifosi della Nocerina al 36esimo del settore ospiti. Motivi di ordine pubblico, motivi di ordine pubblico. Ha giocato come se fossero due sacchi di questo Matera che riprende a giocare con la Nocerina che alza ancora la pressione, Caracciolo che si scambia di fascia con Montanino, perde la palla, forse c'è la palla, c'è petto casatore, punta l'aria con sinistro al centro dove arriva di palla in miracolo di Suma, poi ancora Matera pericolosa, c'è fallo Pichetti, ma lì Suma ha fatto una grandissima parata, si è fatto anche male al ginocchio, colpo di testa di Palma che praticamente tutto solo l'ha messa all'angolino, Suma con un colpo di reni l'ha posta dall'angolino, questa volta si è superato Santino. Adesso andiamo a poco contatto di una serie che secondo me giusto per fatto il giorno da poco per riconoscere da qui è spegno per poter. Sì, ma secondo me che ha le opportunità di raddoppiare con una Matera in piedi grazie al suo portiere, ma anche grazie a Donita che mi sta a dare la carica, due under sulle fasce, molto nervosi due giovani terzini del Matera, intanto Nana salta bene da avversario, dai poi con Bottanico che riesce, l'altro passo di Bottanico sulla vista che prova a mettere al centro fino in fondo, si porta la palla troppo avanti, crossa male, chiude Ziello che poi la spazio il più lontano possibile per il cerchetto caso naturale, viene anticipato la Donita, ma guadagna rimessa laterale, 38 sul colore con 0-1 Nocerina, Matera al momento non riesce a scendere più tanto, Nocerina che due minuti fa è andata nuovo vicino al 2-0 con Di Palma, fermato solo da un ottimo suo, ce l'ha tolta praticamente dall'incrocio. Credo che stiamo andando a questa partita che è sotto 3 e dobbiamo essere un po' più tranquilli. Si vede che c'è un altro padrone, c'è accanto a casa naturale, chiuso da 3 e non c'è fallo. Tanto punizione, tanto punizione, punizione per la Nocerina ad il Matera, fallo di Uziello sul Bottanico, si chiarisce poi con il numero 10 del Matera. La indicazione sui mister Erra.
da indicazione di fuori di Mistrella. Ecco, materia pericolosa in area, conduzione chiusa da Pandera, c'è Garofalo, lancio lungo di Garofalo, accettare, c'è Cattolo Casanovale che parte di posizione regolare, prova a saltare Demoleon, chiude Demoleon di testa verso Fuma, che come mai può prenderla senza problemi, lo scarica di subito per andare a Tali, l'ex Macerina, non ha soluzione, la scarica proprio in più basse, che riparte da Niccolò Donina, l'altro ex Macerina. Donita ancora per Dubas, Dubas per Montanino, anzi no, per Caracciolo che si è riscambiato, noi posizione Montanino, sbaglia tutto il Matera, contro quello dello stile con Malevici, che da terra riesce a portare la palla, forse non ha subito fallo, non per l'altro, rimessa laterale per Matera, affidata a Dubas, nella propria metà campo, 40 sul cronometro, 5 più recupero che sarà cortosissimo perché sono persi 6 minuti per riparare la bandierina. 1-0 Macerina che è pronto, andare avanti, Chietti vince il pallo, solo per un attimo perché rimane questa palla la Matera con Demoleon che scarica per 1-18, Montanino, lancio lungo a cercare Piccione e Rovie, esce con difficoltà Stavos, poi c'è la palla di Piccione di Garofalo. Siamo in attacco del Matera quando i minuti sul cronometro sono 40 appena scoccati, 0-1 per gli ospiti, proprio la Macerina con la grandissima rete di Ziello che al quinto ha sbloccato la gara. Macerina che da allora sta difendendo per qualche punto di vantaggio, ma però non ha veramente mai attaccato. Macerina che ha sprecato due nitri in occasione da gol, però con Maledice e con Di Palma, con Di Palma più che sprecato lì è stato su a salvare la prima squadra. Poi Domenica batte questa posizione perché c'è stato un palo nel frattempo, la Macerina riconquista ancora palla con Bandera che rischia su Montanino, aveva col potere con la Russa che dice che palla questa terra lunga in l'aria, la Macerina fa continuare, protesta di Matera, il più di Matera, però con Zinza però poi già Montanino deve regalare questa laterale per Matera, grazie alla Macerina. Tanto tutta questa Macerina che ancora un internet, ha praticamente un tempo, sono tre imparati vicino ai reti. Garofalo a cercare Malevich, sponda un calciatore del Matera che favorisce Cecchetto Catedrale, che con un palleggio scarica il Malevich sulla sinistra, Malevich in mezzo a due, aspetta il dai fai, che non c'è, allora si accenta, Malevich, si ferma Malevich, chiunque nella pensare, non si dice padre, ha voluto zaffare qui il bosniaco, poi va a pressare il signor Dorita, Dorita per Suma, per controllarla con questo, poi la scarica a Dubaz, che a sua volta da Nana, rischia qualcosa, di parte da Dorita, 41-20 sul cronometro, entra ora la punta sud, chi non c'era, arrivato in ritardo, intanto Demoleon per Dorita, non è passato la porta perché la squadra state attenzione perché il Matera è pericoloso con lo Russo che sulla destra prova a saltare giunto però da Manzi che la lancia in avanti, ancora Matera che gestisce palla con Bottali con la soluzione, ora vede Montanino anche se c'è di ciullo Montanino chiuso da due, prova ad accentarsi, ma ancora soluzione, allora riparte da Demoleon lungo linea per Caracciolo che ha di nuovo cambiato fascia, Caracciolo prova a mettere al centro per Piccioni che la sponda per Lorenzo, palla per Bottale che calcio della distanza, palla che si spegne sul fondo al 43esimo. Ed ecco qui la curva sud che perso ingresso al 21 settembre a porta dei fischi del partito di Matera. Questo era il fondo per la Macerina, quando l'inizio 43 si trova con Santino, Macerina, che non è inserita finora. Intanto scusami perché c'è tanto caso a la sponda, per me se ne aveva scusa il video prima. Attenzione perché la Macerina ruba palla a centrocampo con Denis Bandera che riparte però da Garofalo per Ziello si libera con gli avversari, tutta l'aria c'è anche Malevich, Ziello il tiro e va vicino a doppietto il calciatore campano, incredibile, e da tutto quando stava segnando il Matera. Ma come fanno segnare il Matera? Non so quello, ma
possiamo dire un attimo che E allora rieccoci qui per la fine dei primi 45 minuti. Chiediamo scusa se ci sono stati alcuni, non lo so precisamente cosa. Comunque, detto questo, finisce il primo tempo 1-0 per la Nocerina sul campo del Matera. Un primo tempo che ha visto la Nocerina dominare la partita contro la compagine lucana, quindi 1-0 per la Nocerina, che ha avuto più chance per poter portare anche il raddoppio prima dei primi 45 minuti, con le conclusioni per esempio di Ziello, quella clamorosa di Maletic, ma non solo. Quindi la Nocerina ha avuto anche quella di Palma. La Nocerina ha avuto tre colossali chance per poter raddoppiare in questi primi 45 minuti. Ovviamente poi con Mariano ci sentiremo per il secondo tempo. Andiamo a leggere qualche messaggio. Quanto siamo? 0-1, ragazzi. Forza ragazzi, fatevi valere, è difficile ma ce la faremo, dice Luana. Poi beh, Antonio, un po' di contestazioni verso Maletic. Forza Morossi, ringhiate con la bava in bocca. No, infatti speriamo che non... Vabbè, credo forse qualche piccolo dialogo, ma voglio pensare che non che rimanga così. Poi dopo lo chiederemo al buon Mariano Rocco, ma penso che alla fine non sia successo niente. Forza ragazzi, Salvatore. Giorgio dice solo 0-1, fosse la Maronna e stassimo così fino alla fine. Assolutamente. Buon pomeriggio ragazzi, sempre presente da vicino e da lontano, sempre forza Molossi. Ok, poi vengono altri messaggi che erano durante il primo tempo. Potevamo stare 3-0, dice Antonio. Volete far vedere i tifosi? No, mi dispiace Fran Francesco, purtroppo oggi siamo veramente in pochi che sono andati lì e siamo senza l'attrezzatura. Siamo andati per fare solamente la radiocronaca, stiamo cercando di quantomeno darvi questa come diciamo contributo. Purtroppo non avevamo gli uomini, un po' tutti quanti influenzati, quindi anzi grazie a chi è andato. Quindi per il momento solamente la radiocronaca, però abbiamo il nostro fotografo, quindi poi penso nella serata pubblicheremo le foto ovviamente anche dei tifosi. No Pasquale, non ti preoccupare, diretta porta male, siamo 0-1. Forza Molossi da Varese, ci scrive Vincenzo. Forza Nocina, saluti da Bologna. Daniele, forza Molossi. E allora, quindi, abbiamo detto di una Nocina che sta controllando la partita, che poteva anche raddoppiare. Rimaniamo però sul punteggio di 1-0. Quindi andiamoci a leggere un po' quelli che sono i risultati parziali. Non sta a me dire che, ovviamente, che qualora arrivasse la vittoria contro in Matera sarebbero ovviamente altri tre punti importantissimi in chiave salvezza. Allora andiamo a vedere un po' gli altri risultati, eccoli qua: Cavese Lavello 1-1, Gladiator Bitonto 1-0, Matera Nocerina 0-1 e Puzzolana Casarano 0-0. Poi sono al 20esimo, Nardò Gravina e Altamura Favorese con il punteggio di 0-0. Con questa classifica, che non ve la mettiamo in sovraimpressione perché su diretta è sbagliata, la Nocerina salirebbe a quota 32 punti, quindi resterebbe momentaneamente all'11esimo posto insieme al Gladiator, ma attualmente aumenterebbe a più 4 il distacco dalla zona playout, che è attualmente l'ultima squadra al 13esimo, è la Fragolese, che è attualmente a quota 28 punti, anche se la Fragolese la partita è cominciata da poco. Grazie Vincenzo, grazie mille, ancora auguri a tutti Giuseppe, tutti le Giusi e a tutti i papà. Forza Monossi da Cavriago in Reggio Emilia. Forza Monossi, ci servono i tre punti, regalateci questo regalo. Poi arbitraggio scandaloso, dice Salvatore.
Beh, poi beh, alcuni messaggi contro la squadra di casa non li leggiamo. Detto questo, ragazzi, allora quindi il punteggio attualmente è di 1-0. Per chi si fosse collegato solamente adesso, la Nocina è andata in vantaggio al minuto 6 con Ziello, e Nocina che ha dominato per tutta la partita, sta giocando bene, abbiamo sfiorato in più di un'occasione il raddoppio ancora con Ziello, soprattutto con Maletic, che ha avuto veramente una ghiotta chance, e poi nel finire del primo tempo anche con Di Palma con la grande parata di Suma. Grazie Raffaele, Ciro, forza Morossi, conquistiamo la vittoria. Allora, noi ci vediamo fra 7-8 minuti per i secondi 45 minuti, restate collegati su Nocerina Live e ovviamente forza Morossi, a tra poco. LP Support and Services. Vendita smartphone, tablet, console e televisori. Accessori per cellulari e smartphone. Assistenza smartphone con ricambi disponibili in sede. Sostituzione batterie e display. Riparazioni in 20 minuti. Scopri le nostre tantissime offerte ed opportunità. Da noi è disponibile anche il servizio di pagamento Pagolite di Compass. Ci trovi in via Garibaldi. LP Support and Services. Vendita smartphone, tablet, console e televisori. Accessori per cellulari e smartphone. Assistenza smartphone con ricambi disponibili in sede. Sostituzione batterie e display. Riparazioni in 20 minuti. Scopri le nostre tantissime offerte ed opportunità. Da noi è disponibile anche il servizio di pagamento Pagolite di Compass. Ci trovi in via Garibaldi 64-7 a Nocera Inferiore, presso la Galleria di Piazza del Corso. Telefonaci allo 081 18 87 33 18 o visita il nostro sito internet www.elpricambitelefonia.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Menichino Rocco SRL, servizi per l'ambiente. Da più di 40 anni offriamo soluzioni all'avanguardia per il trattamento e il recupero dei materiali, aiutando le aziende a risparmiare e a rispettare la natura. La Menichino Rocco SRL è la prima azienda in Campania e tra le prime in Italia pienamente riconosciuta per l'End of Waste, con riconoscimento ed autorizzazione della Regione Campania. Codifichiamo percorsi avanzati che portano i materiali di scarto a diventare una materia prima seconda. Ciò è operato per il circuito di energie rinnovabili, essendo una fattiva coniugazione della volontà di muoversi verso la transizione ecologica. Per info contattaci allo 081 93 92 77 oppure via mail a info@menichinorocco.it. Menichino Rocco, da rifiuto a risorsa. Niente di ciò che indossiamo è più importante del nostro sorriso. Prendersi cura dei propri denti è più semplice se ci affidiamo a dei professionisti. Lo studio dentistico Monna Lisa lavora ogni giorno per i propri clienti con professionalità ed esperienza per garantire ottimi risultati. Monna Lisa è anche un centro specializzato in implantologia soft su schemi di ultima generazione.
Lo studio dentistico Monnalisa si trova in via Stuti 121 a Nocera Inferiore. Contattaci allo 081 517 9940. Il sorriso è l'accessorio più bello che una persona possa indossare. Special Sport a Nocera Inferiore in via Attilio Barbarulo 81-83. Da noi può anche trovare prodotti per pugilato, fitness e palestra brandizzati Special Sport. Contattaci allo 081 92 61 48 o acquista sul nostro store online www.specialsportstore.com. Spediamo in tutta Italia. Sentirsi a Napoli senza essere a Napoli è quello che dicono i nostri clienti dopo aver assaggiato la pizza che viene sfornata ogni giorno nella pizzeria Gaetano Saracin. Si trovi a Castel San Giorgio in via Calvanese numero 23. Contattaci al 320 235 74 28. Seguici anche sui nostri social. Pizzeria Gaetano Saracin, quando l'arte diventa pizza. Euro rettifiche a Nocera Inferiore in via Villanova 150. Non c'è niente di meglio che gustare un'autentica pizza napoletana, riscoprire quei sapori che ti riportano indietro nel tempo con semplicità e genuinità. Da 20 anni la pizzeria Napolè, con impegno e passione, porta tanta bontà ai suoi clienti, con la vasta scelta di pizze, la classica friggitoria napoletana e la sfiziosissima pizza pizzella. La pizzeria Napolè si trova in via Pentapoli 2 a Nocera Inferiore, nei pressi del distributore Esso. Per info e consegne a domicilio contatta il 349-4182-916 oppure il 349-6047-590. Ci trovi anche su Facebook, Pizzeria Napolè, dal 2002 gentilezza ed efficacia al servizio del cliente. Prego Mariano, sei lì. Sì. Allora, benvenuti a Carlo Franco Salerno di Matera. Primo cambio per il Matera, entreranno Sgambati, Zetschi e probabilmente anche la Sgambati, ci dicono quello di Bune, Gianluca Pumba sarà il terzo cambio, quindi fuori Sgambati, Zetschi e probabilmente Gianluca Pumba
piccola tribuna per i palloni di casa. Voce prima che ancora non ha effettuato cambi, cerchio e Montanino dentro Cumbo. Esce con numero 42 che poi con numero 5 scappati, fuori di modo dentro sgambati, come potete sentire, e probabilmente fuori di un pazzo a questo punto. E esce con il numero 70 da raggiungere e con numero 17 Zielski. Abbiamo sbagliato ruolo ma non fascia, quindi Zielski entra al posto di Caracciolo e si va a mettere però speculare a dove stava Caracciolo. Tre cambi per il Matera. Come ci dicevo prima dalle tribune, Santino, Matera sta soffrendo molto l'assenza di Lepusso, che oggi figurava tra i titolari. Mister Ciullo non l'ha voluto rischiare e l'ha messo in panchina. Anche di Vincent. Anche di Vincent, esatto. No, con questa luce fino a qua poteva giocare più. Intanto, partito il secondo tempo, subito calcio d'angolo per Matera, quando sono 5 i secondi di gioco. Calcio d'angolo per Matera, subito pericolosa la squadra di casa con un gran taglio che va a mettersi sul pallone, che con Mancino parte la piscina sul secondo palo, mischia furibonda nell'area rossonera, palla sul calcio dell'area, finita a terra, intanto Donita protesta, Donita non lo va bene nessuno, poi rimessa per l'area per l'acqua Cerina. Intanto faccio notare Santino che il cuore è quando cosa deve essere questa la maglietta, ha perso il nome, gli è stato stracciato anche lui. Sono stato dal numero 42 ma non è uscito. Dice prima che perde questa palla, allora rimessa reale per il Matera. Matera che adesso ha alzato la pressione in questo secondo tempo, tu pazzo. Lunga per Piccioni che indessa la seconda per Mana arriva di vedere l'aria, poi Lorussa spike il controllo, ma riconquista il pallone solo per un momento perché ancora il Matera che riconquista la palla, Lorussa a livello dell'aria, la allarga per Zielski che la mette al centro per Mana per Piccioni, sponda ma la blocca, la blocca. Matera che parte molto più aggressivo in questo secondo tempo. Lancia lungo di Garofalo, per cercare caso naturale, ma anticipa però Niccolo Donita. Palla per il numero 30, Iacchiarino, poi ancora Donita che lancia in avanti, non c'è nessuno. Giacomarro pressato da Piccioni, per Mansi, pressato da Lorenzo, ancora Giacomarro, palla per Garofalo, pressato da un altro, dal numero 17, Zielski. Kasper Zielski, 1,90 di ragazzo, il passo 2002, intanto non c'è nulla per male, ci chiudono, no, dall'altro entrato, scappati, che il 98, lui, la mette in rimessa laterale, 47 sul 9, non c'era uno per la Nocerina. Sì, trattati dall'avversario per la palla, arrivati in calcio di posizione di Matera, repestano tutti. Insieme dei 30 metri, al 48esimo, 0-1 Cerina, quindi al punto del tuo tempo, che la Cerina segnava la spazione che non sta più là. Rispondere c'è la parte Garofalo, parte la funzione Garofalo sul secondo palo della mischia, la luce lascia sfilare il prodotto del calciatore rosso e nero, anzi no, per l'arbitro del calciatore bianco e giù, allora la funzione caro della Nocerina in attacco, 48 e 20 sul cronometro, 0-1 per la squadra campana. Chiotti, anche questa messa totale, allora con Sera al Matera, con Mana che sbaglia il lancio, regala il segnale alla Nocerina, nella stessa posizione deve essere battuta pochi secondi fa, ha recentemente rimessa. Chiotti, per Giacomarro, che ripeto la stoppa, buona ributata per Di Palma che non ci vede, allora con il battimento per il Matera con Piccioni,
perde il palo della squadra lucana, allora Garofalo, lui viene a perdere il palo, la tira l'area, salta l'avversario, messo a terra, per l'abito non c'è nulla, resta di dal martello, poi Nana vince il palo, salta l'avversario, punta Giacomarro, Giacomarro deve far andare via, l'ultimo rimessa la in maniera, 49 sul terreno con palma ancora a terra. Che c'è Suma che va a dire qualcosa di Palma. Cede l'arbitro, infatti poi Suma deve recuperare questo tempo perso. Speriamo che sarà così. L'arbitro di Ligni, ricordiamo. Palma ancora a terra, si chiede l'intervento dei sanitari, c'è Cofermi. 1-0 per la Macedonia, quando i minuti sono 50 sul cronometro. Piccolo break, tirano la legge e poi vediamo qui alla Franco sarà venuta bene. Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392-4632-539. Siamo tornati al Franco Salerno di Matera, assessore della Sud con leader Terezza, con Patti e Luzzi. Sentiamo Nocerina che sta un po' soffrendo adesso la pressione del Matera, ma non è che sta cercando di scrivere il secondo tempo. Attenzione, palla al limite, Piccioni prova l'imbucata, chiude, di casa non finita, non c'è palo di mano, tira palo Piccioni, Nocerina ancora in 10, riparte il colpo di Nocerina, Nocerina si prende, raccato dal numero 23 Pumba, poi lancio di Garofalo, il palo da Pumba, casa naturale, perde l'occasione, allora può ripartire la squadra di casa, con il numero 3 Pumba, il capitano per Tonita, Tonita per Pumba, che l'ha domestica sulla fascia destra, per Zalski, che l'ha domestica sul destro. Funziona intanto ancora pericoloso il Matera con Nana che può puntare l'aria, fa tutto bene, qui in fondo Nana, cross sul primo palo, sbagliatore, dalle mesi di applausi del Franco Salerno per recuperare in classe 2003. Questa è la prima affidata quindi a Cristiano Stavos che la batte in questo preciso istante, balla riconquistata solo un attimo alla gara per ripartire la cena con Chietti fermato però da Montanino ancora palla per Chietti chiude poi tutto più basso a livello questo che si può la ricostruire Russo, 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 la Russo, sotto il portiere, poi prende l'occasione, ancora pericoloso in Matera, la Russo, va al centro, faccio l'angolo per il Matera, quando siamo al 52esimo, ma che occasione sprecata dalla Russo, ma lì Santino la sta facendo forse il portiere della Macerina. Faccio l'angolo per il Matera, scusami Santino, faccio l'angolo per il Matera quando siamo al 53esimo, ancora andiamo a fare con quel sinistro. E la mette da sul primo palo, la sopra, le mischia il tiro, e la salvata sulla linea del portiere, velocità poi il colore, se lì punizione, rigore e punizione. Punizione per la Nocerina lì, parata di Stavos sul tiro di Piccioni, che da due passi si vede chiudere il pallone. Si vede chiudere lo specchio della porta, si vede togliere il pallone al portiere che... Intesa bassa, ha coperto l'area piccola, Matera vicinissimo al pareggio. Santino, Matera vicinissimo al pareggio, non ci dà canzone tantissimo. No, era lucidato, però niente di colore, ma comunque, tranne un po' di pressing in più, ma non è che si hanno le nostre azioni da voi.
intanto Malevich sbaglia l'ennesimo controllo, regala la messa laterale alla Matera, la prende da campo, messa laterale affidata sgambato, il futuro batte, palla per Celsi, chiuso per Celsi, per partire la macellina per Mezziello, che però viene fermato fallosamente, ammonito verbalmente, il numero 5 del Matera sgambato, insieme alla sua campionata, si muove, fino 59 e 54. Non ci può cercare il Valerio, spalla troppo lunga per la Macerina, la blocca Suma, preferito, già non voglio partire a Pozzer, Pozzer ci vuole il Valerio, sta dando più sicurezza ai pali del Matera. Fatto fare la 5-4 qui a Giacomato Labito, però fa continuare la Matera pericoloso con Nana, Nana attenzione la scambia su due per Zeschi, Zeschi lungo linea per il numero 23 Kump che la porta sulla bandierina, prova a rientrare, poi palla ancora dietro per Zeschi, arriva anche il portale con rivolto, Zeschi doppio passo, finta, costretto poi a fare gli straordinari, scorta il pallone fuori, 55 su Tenorio, inizia a dare la Macerina 1-0 per il parziale. Matera che adesso prova a costruire per ora l'unica occasione pericolosa al settimo del secondo tempo con Piccioni che da due passi si è visto chiudere lo specchio. Bastavos, intanto poi Malevich forse fallosamente riesce ad andare avanti, c'è il calciatore Matera a terra, poi però c'era fallo di Malevich, gioco fermo. Resta a terra se non sbaglio Sgambati, se non sbaglio, Sgambati a terra, si rialza, chiede una comunità di Malevich, palla scodellata, Donita riprenderà a giocare, lancio lungo per Piccioni, che vedete l'aria, Piccioni dovrebbe far bene, poi chiuso da Manzi, batte una Garofalo, Garofalo lancio lungo a cercare la statuale, fa più di un poco, ma c'è prima Donita che chiude tutto, recupera in qualche modo l'attaccante bosniaco Malevich, palla lì dietro per Bandeira. Garofalo, lancio lungo a cercare Malevich che risponda, non riesce ad arrivare sul pallone. Allora è il numero 17 Gels che ha gestito questa palla, chiuso da Palma e da Ciel, recupera palla la Macerina con Garofalo. Garofalo perché Marino la stoppa male, ma riesce a stopparla, poi però sbaglia il lancio lungo. Non ha nulla di fatto, ma ancora non ci mette la palla con Giacomo che si quasi in cespica con Di Palma, allora magari che prima di un colpo di deporta può fare chiuso da Di Palma, Di Palma per Chietti, Chietti non doveva accettare caso naturale, sbaglia tutta la Macerina con il cartone di Matera condivisa per Dubas, Dubas porta la palla avanti, lancio lungo a cercare Piccioni che però sbaglia il colpo di l'acqua, allora riparte Manzi che però subisce fallo da Portalico. Anzi no, fallo subito dal numero 30 Iacciarino, resta a terra Manzi, ricordiamo che l'unico ammonito della Macerina è Manzi, qui invece per il Matera su Iacciarino è il sostituito di Modon. 57-35 sul cronometro, non c'è un po' più avanti, magari che c'è bene, questo lancio funziona con sbaglio, rilancio, qui Iacciarino si arrabbia Ciullo, ancora Matera che tiene palla, palla per Piccioni chiuso da Garofalo, Giacomarro, spizzica per Ciullo che però sbaglia l'appoggio per Di Palma per ripartire a portarlo, anzi Iacciarino che prova a servire Celsi, nulla da fare, allora Macerina che rilancia poi anche un Garofalo, Sgambati il concetto del pallone, però con il campo non ce la fa, e Matera che adesso fa gioco, Piccioni, viene Celsi, Celsi per passare al centro dove c'è un Luzzo che però non viene servito bene, ancora la dalla distanza, palla che si spegne sul fondo, secondo tiro di questo secondo tempo per il Matera, condena dalla distanza al 58esimo. Tanto per altri campi il punto ha pareggiato, questo è il secondo per la Macerina al 58esimo, la figata di Stavos questa volta con Porto, ma lei ci ha sempre detto la palla per Chietti, la linea in campo con la punta di tutta la linea, chiuso da Iacciarino,
poi Venita, la Ferrari ha fatto una buona chiusura difensiva, Venita che con la facciata con Stacchetti non ci riesce, mi sta tirando per la Nocellina, 59 sul cronometro, 0-1, Santino, Nocellina che prova a riprendere fuori. Intanto, alla prima Levis, nulla da fare, Nocellina che prova a riprendere fuori. Attenzione alla terra che prova a venire davanti, subisce fallo, attenzione perché Manzi era già venito. Attenzione perché per essere in porta in Matera, la blocca il portiere di Levis. Ottavico aveva provato il tiro da centrocampo vedendo Stagos fuori dai pali, il Matera vicino al pareggio, fa la Stagos, intanto Nocellina recupera palla, l'ennesimo errore della squadra di casa, sbaglia anche Giacomarro poi l'appoggio, entrerà per la Nocellina intanto Flora, il numero 6, lancia intanto per Piccioni, ribattamento con Piccioni, la stoppa prova a puntare De Marino, Piccioni si ferma con destra, rientrare sul secondo palo, pare c'è la palla ancora bella per Iaccherino che però sbaglia tutto, 60 sul cronometro. Arrivano gli applausi del 21 settembre, dando per la Nocellina dentro Flora, fuori il numero 18, Di Palma. Intanto siamo già al 61esimo, Matera in avanti, abbiamo di campo perché c'è la cena avanti di soldati, questa è laterale che viene battuta in aria, Pezzeschi che la controlla in mezzo a due, palla lì dietro, dove Turina non c'è perché spazza. Anzi, poi il caso al quale finisce a terra, ma regolarmente zia le ricorda il pallone contro Pietro Nocellina, è un 3 contro 5 però Valetic si ferma, lancia dall'altro lato cambiando gioco per Garofalo. Lancio lungo a cercare Chietti sulla fascia destra, Chietti veramente bene a terra per affrontare la bersaglia, non riesce a saltare gli Accarino che lo ferma sulla regolarmente. Oh! Per Flora di falsa Iaccherino, rischia il corpo di Pecciano, infatti no, se la posizione è male, veniva a mezzo duro contro Flora, ha voluto mentalmente Flora, si arrabbia anche l'allenatore della Nocerina, si arrabbia anche l'allenatore della Nocerina, troppo cattivo questo fallo, bruttissimo fallo, bruttissimo. Devo dire letteralmente graziato il nostro calciatore, per fortuna nostra l'arbitro è stato veramente troppo buono lì, cattivissimo proprio, cioè in assoluto ritardo, insomma sbaglia questo rilancio, ma il Matera comunque fa stare la palla solo per un attimo, anzi no perché la sbaglia il rilancio, Piccioni vince questo palla, palla per Nana che testa con la spendana, poi Manzi spazza tutto, 52 sul cronometro, 62 sul cronometro, 1-0 Nocellina che può ripartire in contropiede con Chietti che finisce a terra, si prosegue perché aveva preso il pallone nettamente contro Pietro Matera, allora con Piccioni che la stoppa a centrocampo, bottato di prima per Iaccherino sulla sinistra, Iaccherino va a puntare l'aria, adesso accende Iaccherino sul secondo palo. Infatti male anche la rimessa dal fondo Stavos, ma non ci viene pure in qualche modo il pallone, poi palla per Chietti per caso naturale, c'è questo caso naturale la stucca, si la porta in avanti, caso naturale, allarga per Ciello per Garofalo,
60 di settimana, ma il per Malevich, però non riesce nemmeno a muoversi. Chietti scarica bene per Flora, Flora punta gli Iaccarino, Flora salta bene l'avversario con gli Iaccarino, subisce fallo, potrebbe far continuare Nana, si va avanti, Nana, attenzione, si fa tutta la fascia sinistra, Nana, e non riescono a fermare, Nana fino in fondo, Nana poi possiede a fermarsi, Nana cambia gioco, chiuso della difesa del Sereno. 64 sul chilometro, sarà una macerina con l'attento del primo tempo di Sereno, Malevich. La roba, Bandeira. Faccio un numero di accettare il Zillo che la porta arretrata, va a tenere il campo Zillo, ci riesce a puntare a Zillo, Ciuzzo magistralmente da sgambato, per ripartire allora il Matera con Zelski. Zelski però sbaglia tutto, dove sta a creare quella macerina? 75-79 piazzerà uno come macerina. Zillo manda in campo anche Antonio Refice, il classe 2000, manda anche Refice in campo, il classe 2000. Lancio lungo ancora di Garofalo, quello è il caso attuale che finisce a terra, non c'è fallo, deve ripartire di Matera con pallone perso ancora una volta, ma ancora una volta fissato. Matera che non riesce a tenere bene il primo pallo, vantaggio perché Garofalo finisce a terra, l'arbitro fa continuare. Lancio lungo a cercare il caso naturale che diventa riesce a stopparla, poi la seconda in qualche modo di Marco Malevich che la mette a terra, la domestica per Luis Bandeira, 65-10. Ziello, siamo sulla tre quarti offensiva del Matera, Ziello la passa a sinistra per la Rossino Garofalo, Garofalo si ferma, aspetta, compagni che si inseriscono, quella da Marco Malevich che se la va a prendere sulla tre quarti, ancora Garofalo, Garofalo centrale per Ziello che poi ha caricato il tiro, non lo fa poi, Bandeira ancora Ziello, per il fianco Cecchetti che si è smarcato, lo vede ora, Ziello, forse fuori gioco Chietti, guarda io un'altra bandiera, ancora Chietti nel pallone contro Iaccarino che è insuperabile quest'oggi, Iaccarino riconquista ancora la palla, Iaccarino poi prova a spazzare la scarica al numero dei sgambati, spazza il Matera, ancora una cerina che fa possesso, con Giacomarro che calcia Piccioni, 66, secondo cambio della Nocerina entrerà Nicola Talamo, se poi si sa anche il quarto cambio del Matera, entrerà il numero 20 Orefice. Va bene, anche un palo che da tutto probabilmente uscirà Cecchetto caso naturale, la Talamo che ha qualcosa di con Flora. Sì. 66-20 sul cronometro, gioco fermo per l'infortunio di Piccioni. Dopo l'intervento di ginocchio di Giacomarro che aveva allungato il pallone però ha colpito anche l'avversario commettendo fallo. Non entrerà Orefice, forse di Matera, ma entrerà Ancora, Francesco Ancora. Allora l'abbiamo visto spogliarsi. Tanto Piccioni al momento abbandona il campo, dovrebbe rientrare su autorizzazione di Gianluca Livigni. Fatto Donida, decide per sgambati, lancio lungo a cercare Cialski, la domestica a terra, punta l'area, scivola la Russo, non riesce ad essere servito, rientra Piccioni, e nuovo, allora 11 contro 11, Ziello, lancio lungo a cercare Malevich, chiuso però da Iaccarino che va a prendere, Malevich fa valere il suo metro 93, palla per Chietti che sbaglia tutto ciò che non andava sbagliato, poi ricordo il pallone Giacomarro su Nana, finisce a terra, direzione per la Nocerina. 68 sul cronometro, ci sarà il secondo cambio per la Nocerina, fuori, probabilmente fuori, Malevich dentro, Paro. Fuori Malevich dentro Nicola Talamo, si abbassano i centimetri in attacco, si alza la sempre più i giocatori
fascia, che ha tanto più spazio e soprattutto fa Maletic che ha sulla coscienza forse Santino il gol fallito del primo tempo, ma il del portiere l'ha cacciato. Ha fatto la sua promessa, poteva chiudere l'azione proprio infida. Tanto noi c'è una pericolosa sulla fascia fissa con Bandera che non vince il pallone ma guadagna di vista laterale. 69 su Toro, non c'era uno per i morsi. Non era un solo cambio, un po' cambio per la Nocerina. 3 per il Matera, ne arriveranno probabilmente al tempo, probabilmente in tutti i cambi saranno repici ancora. La Nocerina è ancora a disposizione, altri 3 invece. Sbaglia tutto qui la Nocerina, questo appoggio, ma ora che fosse in avanti con Maurizio, perché la palla in campo fa sciato. Da Manzi che era già morito, attenzione, Manzi già morito, Nocerina in 10. Nocerina in 10, ha morito Manzi, Nocerina in 10. Nocerina in 10, giocherà in 10 Nocerina. Espulso Manzi per la Nocerina, pallo stupido. Pallo stupido con Manzi. Ammonizione che c'è tutta, espulso Manzi, ammonizione che c'è tutta, fallo evitabile, Nocerina che giocherà gli ultimi 20 minuti di gara in 10, adesso Matera, spingerà ancora di più, entrerà Romeo con la Nocerina. Piove su tagliato in casa Nocerina, che è tanto Manzi abbandona arrivando il campo per le proteste del Matera, vogliono subito prendere il gioco per la Nocerina, entrerà quindi San Paolo Romeo naturale. Abbandono adesso il terreno di gioco, il calciatore espulso dalla Nocerina. Ma si vedrà battere questa punizione, poi la Nocerina toglierà a caso la quale per inserire Samuele Romeo. Nocerina che giocherà in 10, gli ultimi 19 minuti. Matera, quindi anche il vantaggio prima di adesso, cambio anche per il Matera. Entrerà come detto piccolo. Urefice. Infatti questa funzione secondo il Matera, palla messa sul secondo palo dove arriva Cesti con la testa, ma spreca tutto. 71 sul chilometro, 0-1. La Nocerina che per la sua situazione fuori dentro il Romeo, Nocerina che quindi si difende visto lo più meno, mentre Repice entrerà per il Matera, uscirà. Fuori caso naturale, dentro Romeo, Nocerina che può difendersi, fuori invece per il Matera, non capiamo chi entra Repice ad ogni modo, ovviamente fuori Dupaz, fuori Dupaz, vai Antonio! Fuori Dupaz, non trovo Efficia, quindi per il Matera, fuori caso naturale, dentro Romeo, non c'è adesso prova a difendersi, con lui in meno, con lui in più. L'arbitro che ha fermato il gioco, infatti fa riprendere ora, si recupererà molto probabilmente.
Cucerina che prende questa palla, c'è però la messa dal fondo, la palla che prende sul colpo piede con il Dragone, dice che punta la palla per adesso, esce malestato e Sorruzzo, manca l'occasione. Quasi 74 sul cronometro, 0-1 Macina, Macina con un meno, più un po' male sul doppio giallo, vanno a cercare Nicola Calamo, alla prima fila del Milan Calamo, ha avuto un pistare pezziendo, sulla sissa e non riesce a seguire Calamo. Ancora poi, il diventato Reficez, cambia con Jelski, sbaglia tutto però, allora in Matera, perde palla, la conquista la Cina, rimessa laterale, quando non sono 74 sul cronometro, 0-1 Macina. Calamo si scambia bene per Bandera, poi Bandera sbaglia tutto per ripartire la squadra bianca-azzurra, solo per un'altra sottile, questa palla Garofalo però si complica la vita, potrebbe scaricare per Giacomo Marro, le paura Giacomo Marro quando si gioca a cercare i tutti troppo col professor Bandera, certo non riesce ad arrivarci, c'è una prova a e tra i migliori dei suoi finora sta difendendo bene, poi Flora in qualche modo riconquista la palla, arriva a Cielo dopo una serie di rimpalli, Cielo la prolunga sulla sinistra per Dinis Bandera, sulla pure proprio Cielo, lo vede Bandera, Cielo sulla fascia, salta l'avversario e finisce a terra, rimessa tra le per la Macedonia però, quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo, 75 minuti di campo, 1-0 la Macedonia, e lei impatta di vista laterale. Intanto espulso anche il membro della panchina della Cina, se non abbiamo errato, perché c'è un dirigente accompagnato dei Colossi, incluso negli spogliatoi in gomma. Arbitro! Davide Manzo. Intanto la Cina che parte per essere in stagione, e Paramo gli dice una bandierina, prova a guadagnarsi qualcosa, scambia per Bandera che prende in aria, Bandera all'indietro, Bandera per Paramo, Paramo per Dio, vediamo cacciarlo. Il calcio d'angolo guardiamo al 71esimo minuto. Questa è stata bellissima azione di tutto il tempo. E potevamo fare il 2-0 sarà portata la difesa di Paterna. E arriviamo al padrone. Calcio d'angolo per la Macedonia. Parte a costruire la palla con sinistra di Scivo. Prova a salire anche Romero. Romero. Al centro Garofalo nella mischia, arriva indietro Chietti che prova a tenere la Chietti, si ferma, dovrebbe rimettere al centro Chietti, non per avversare, prova a tentare Chietti con sinistra, al centro dove arriva Calamo che sballa, la regala al Matera che la rilancia in avanti nel miglior modo possibile, si riparte da De Marino, pressato da Piccioni, nemmeno più di tanto, riparte Bandera. Garofalo che va a fare le stesse cose da campo, prende la palla. Non è un altro effetto, così intanto perché il Matera è pericoloso, attenzione con uno dei cipottali che fa salire su, scambia per Nana. Nana l'allunga per il numero 30. Iaccarino Nana tira l'acqua ancora, Iaccarino chiuso, spacchiata da Giacomano con i partiti che prima Iaccarino lo chiude come un mastino, oggi Iaccarino il migliore indietro per il Matera, Bonita per Sgambati allarga dall'alto lato, alla per Bottalico, ancora scambio per Orefice che può puntare l'area, Orefice al centro dove arriva il Matera, palla corre Piccioni che manca l'occasione sotto porta, poi espulso il calciatore della Nocerina, rigore per il Matera, secondo espulso per la Nocerina, rigore per il Matera, fallo di mano di difensore Ossonero di Garofalo, espulso Garofalo, rigore per il Matera, rigore per il Matera al 75esimo, espulso Garofalo, Nocerina 9. In quarta linea ha chiamato il fallo, rigore per il Matera al 75esimo, Nocerina 9, rosso diretto per Garofalo, Nocerina che perde i due pezzi della difesa, rosso diretto per Garofalo, dopo il rosso per Manzi. E dove lo va? Romeo appena entrato è stato espulso, attenzione, non Garofalo ma Romeo espulso, Romeo appena entrato al posto dell'altro espulso Manzi. Siamo al 73esimo, attenzione, rissa in area di rigore, attenzione, rissa in area di rigore.
entrato al posto dell'espulso Manzi, dove è espulso per fallo di mano, piove sul bagnato, in casa la Cerenza, ma per adesso ha l'occasione per pareggiare la gara con questo tiro da dischetto affidato a Piccioni. Nocerina che giocherà gli ultimi 13 minuti perché siamo già 11 minuti perché siamo già al 79esimo, in 9 uomini dopo Manzi espulso l'altro centrale Samuele Romeo, rigore per il Matera intanto al 79esimo dal dischetto Piccioni contro Stavos. Nocerina che adesso dovrà difendersi con le unghie e con i denti forse si sarà le sue figure. Sta per fischiare Livigni, fischia Livigni contro Stavos e segna il Matera, Parenzo nel Matera, con un gol, il secondo Matera, Parenzo Piccioni, migliore la gara del Matera, al minuto di un tempo segna Piccioni sul calcio di rigore, 1-1, la Nocerina e Matera. Intanto altro cambio per il Matera, Nocerina che non ha più difensori in panchina, espulso Romeo, non ha più difensori ovviamente per la prossima partita, e Matera che adesso pressa in 11 praticamente, Nocerina che ha il di vantaggio contro per il Matera che fa adesso il 2-1, guadagna la diversa laterale. Intanto l'ultimo campo, ma non si è capito nulla l'impatto, non si è capito se non verrà, ma se non si è capito dentro anche la cercare Basini dalla direzione di parte. Se la prima espulsione c'era, la seconda lascia molto 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 molto. Anche perché attenzione che spiega tutto qui in Matera con lancia lì dietro. Ci arriva Suba. Siamo al 70. All'81esimo, la terra che adesso vuole provare a portarsi in vantaggio, la cena che deve chiudersi qui, per almeno questo pareggio, che serve qui a Matera perché arriverete a Francanotti, che è la Nocerina. Nocerina che... Attenzione che il Matera è pericoloso con Piccioni che spende in aria, la libera, la difesa del Serena, Montana Matera che pressa, adesso non ci vanno, sta giocando Puzziello, perde un pallone su un pallone pericoloso, gioca da una spazio in avanti, non ci vanno, sta giocando, non può giocare più di 9 uomini. Fare poco, tanto Talamo, attenzione, Talamo, chiuso da 5, Talamo, è costretto a fermarsi, non riesce più ad allungare, la finisce a terra, toccato duro, resta a terra, Montana Nocerina col pallone, Giacomo Marlo, per Cetti, Cetti sbaglia tutto, poi la palla che è terra, Giacomo Nocerina, Tegna, Nana, che toccate poi su Cetti, l'altro che fa più girare, tira la palla, espulso anche De Marino, attenzione, no, espulso anche De Marino, no, ha posato il cartellino rosso, aveva cacciato il rosso, ok, giallo, aveva cacciato il rosso, ha morito De Marino, però lì, l'arbitro che ha preso il rosso, ce l'aveva attivato, Cecilia che sta giocando il 9, la palla qui sulla linea, non ha dato fallo, intanto espulso Cavasuri dalla panchina, il preparatore dei portieri della panchina, ammonito De Marino ammonito anche Chietti in questo momento, l'altro sta ammonendo tutti.
Scusi somma e poi la suri dalla panchina. Anzi, sono somma perché mi fa solo di massa. Espulso solo somma, quindi non fa la suri. Ammonito Chietti, 38 sul cronometro, quasi 39, siamo alla 84esima posizione di partita ambientale sul secondo palo, aspetta il momento! Non era, quindi avete che andate a zittire di cosa hanno scelto vita sul Piretti un calciatore che ha sempre accolto la piazza personera unito per le sue prestazioni al di sotto della sufficienza se ne va a prendere con i tifosi. Bene così, 85esimo, il Matera ribalta la gara, lo Cerina che non sta più giocando in 9 uomini, non può più giocare Matera che adesso ha il pugno alla gara, ha segnato Donita all'80, 85esimo, 2-1 Nocerina, Matera sulla Nocerina, Nocerina che adesso deve gettarsi davanti, Nocerina che adesso a 29, impantanato in piena zona play-out, Matera che con questa vittoria è matematicamente salva. Va bene che con questa vittoria va a 41 punti, la matematica autentico suicidio la squadra. Le due espulsioni sì, sono state una mazzata della Nocerina con Donita, infatti più di punti avremo tanto da dire su Donita. Lancio lungo per Piccioni, ci arriva poi il numero 11 ancora che perde la palla, quindi mettiamoci nel sistema, l'ultimo palo della Nocerina e arriva anche di Tacco oramai. L'ultimo cambio della Nocerina entrerà Gaetano Mancino. Entrerà Mancino. Malissimo. Palamo incredibile. Non so come fare questo pallone. Riparte il Matera che adesso ha tutto il tempo per amministrare il vantaggio contro la squadra e 9 uomini, la squadra che non può più giocare oramai. Ancora Nana sulla sinistra, attenzione perché Nana punta l'aria, Nana fino in fondo, Nana al centro, palla deviata, calcio d'angolo di Matera quando sono 87 minuti sul cronometro, ultimo cambio della Nocerina, tempo Mancino fuori, vediamo chi fuori due migliori difensori della Nocerina, sulla prima espulsione della Santa Santa, la seconda non è fatta, umiliati la Donita che ha messo il tiro di fuso. Calciolando, batte il numero 20, Moretti c'è la banda fuori.
questo fatto che le palle da ferma che soffre molto le palle da ferma l'ha giocata alla pari in quando l'altro ai Spezia Romeo. Ci sarà da rivedere lì quell'occasione, ancora andare in avanti. Dunque, Matera che ha sfruttato le occasioni concesse, cosa che non ha fatto la squadra campana nel primo tempo. Nulla davvero da dire al Matera. Palamo che si ferma anziché giocare tirando fallo, l'arbitro lì non ti fischierà mai fallo. Gioco Marro, palla per Mancino che mette fuori gioco, esce il portiere la blocca. 89esimo, 2-1 Matera, in quella l'85esimo, in quella l'85. 77esimo su rigore di Piccioni, gol all'85esimo, 2-1 di Vittorio Nida. Mancino, per Talamo, Talamo in mezzo al attacco, subisce fallo. Finisce per la Macerina. Siamo al 90esimo, si aspetta solo il recupero. Si sarà di circa 4-5 minuti. Punizione da centrocampo, battuta Garofalo che va in aria sul secondo palo, con arriva dalla chiude la difesa, palla per essere di chiedi testa, la luta per Mancino, esce il portiere, carica il portiere. Carica il portiere non chiamata. De Marino e Mancino avevano caricato il portiere. Che adesso a terra. Quantesimo appena scoccato, 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero. Nocerina che recupera questa palla, lancia avanti per Palamo che non parte nemmeno. Prova ad arrivarci Mancino, nulla da fare, ancora Nocerina che conquista questo pallone. Lancio lungo di Chietti a cercare Palamo che fa spazio scontrato con Donita. Una palla per Flora che però la perde. Perde anche il rimpallo, cioè va via il primo punto di recupero, Matera che può ripartire avanti con il numero 11 ancora. Ancora Redice, sono davanti alla porta, Redice punta la Redice, allanga per Piccioni, 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 tiro 3. No, palla fuori, ha scaldato davanti alla porta Piccioni, rimesso dal fondo, gli doveva calcio l'angolo per Matera. Ha sbagliato davanti alla porta Piccioni. Incredibile Matera. Ha fallito il 3-1. 91-23 sul cronometro, 2-1 Matera, Palamo che può ascoltare, Palamo che non riesce a prendere nemmeno questo pallone, c'è il portiere, si arrabbia Ciullo, Matera che ha ribaltato, ha salvato questa gara per lo svantaggio iniziale, con un doppio espulsione. Arrivato al 75esimo, attenzione, ancora una scena avanti con Flora. Flora di volta appoggia per Chietti, chiuso da due Chietti, Chietti di tacco per Mancino che non ci arriva, finisce a terra, l'ultimo tutto, perché Mancino non messo l'aereo di Matera. 93 sul cronometro, ultimo minuto di gioco, Matera 2 e Nocerina 1. Mancino che lancia la palla. Mancino espulso, mamma mia, ok, che lancia la palla addosso al compagno. Ha avuto Mancino al 93esimo. Mancino che perde la testa, incredibile. Mancino che perde la testa, siamo giù. Incredibile. Ha avuto anche Mancino, l'altro aveva cacciato anche il rosso, poi ci ha ripensato e ha cacciato il giallo. Siamo al 93esimo. Punizione per il Matera, punizione per il Matera, con un Talamo che praticamente non sembra mai entrato in campo, lasciatemelo dire. Ancora
ancora la testa alla gara di domenica scorsa, probabilmente. Il numero 30, Laccarino, che la lancia in avanti, Piero Repici con la gamba, se la porta in avanti, poi la mette in mezzo. Per Bottalico che carica la conclusione, poi l'allarga, non se la sente, allarga. Il Repici la mette al centro, Repici che di testa la manda qui. Ultimo minuto di gioco, batte questa rimessa, Talamo che va a togliere la palla all'avversario, ancora vado avanti per il 3-1 con il numero 33 Piccioni, se la va a controllare Piccioni, se la porta sulla bandierina Piccioni, oramai la tiro lì perché la gara è finita, mancano 30 secondi e si guadagna calcio d'angolo. Il Matera ha conquistato questa vittoria, noi siamo non diciamo. Si poteva chiudere prima la partita. Secondo me No, Romeo. Mancano 10 secondi alla fine, non verrà probabilmente nemmeno battuto questo calcio d'angolo. E infatti Piccioni Adelli si aspetta solo il tipico di Schermatera che conquista questi tre punti ed è matematicamente salvo. Quota 41 sessità. Finisce qui, Nocerina. Anche a Matera la Nocerina ha giocato un tempo, l'altro tempo praticamente regalato alla squadra di Matera. Stavo facendo Ringraziamo Mariano per la radio cronaca. Quindi finisce la partita, Matera batte la Nocerina 2-1 con praticamente un secondo tempo che la Nocerina ha completamente stravolta rispetto a quella che era stata nel primo tempo, e quindi è arrivata la sconfitta. E che, visto come è andato il primo tempo,
sinceramente non mi aspettavo. Quindi la Nocerina che dopo la vittoria contro la Puteolana torna a perdere in attesa degli altri risultati, attualmente torna nuovamente in zona play-out perché la Fragolese è in vantaggio 1-0 sul campo dell'Altamura, quindi anzi probabilmente c'è l'Altamura che adesso attacca, vediamo, potrebbe trovare il pareggio. Beh, poi ne parliamo dopo, poco importa adesso. La Nocerina comunque, ripeto, primo tempo benissimo, secondo tempo male. Adesso ne andiamo a parlare anche con Antonio, che saluto. Buonasera Antonio. Sì, buonasera Peppe. Buonasera a tutti i nostri amici, tanti auguri di buon onomastico a te e tutti i Giuseppe e le Giusi, Giuseppine che ci ascoltano. Ovviamente auguri anche a te per la festa del papà, così come a tutti gli altri papà. Grazie mille, grazie, ricambio ovviamente per tutti i papà che ci ascoltano. E niente, non so, è quasi inspiegabile Antonio, perché stavo raccontando prima, a fine primo tempo, di una grande Nocerina che aveva sfiorato anche il raddoppio, anzi aveva anche sprecato fin troppo il raddoppio, e poi non so, secondo tempo ci siamo fatti del male da solo praticamente. No, Giuseppe, io sono molto arrabbiato oggi perché secondo me abbiamo buttato alle ortiche 3 punti, ci siamo inguaiati con le nostre mani. È una partita che vincevamo e che stavamo giocando bene il primo tempo. Secondo me il secondo tempo ci si deve aspettare una reazione della squadra di casa. È normale che il Matera facesse la sua buona partita nella ripresa. Hanno provato, hanno un po' attaccato, ma non mi sembra che ci avessero messo le corde. Proprio per questo dico che secondo me gli ultimi 15-20 minuti, se c'è un difensore centrale che è ammonito, ce n'è uno in panchina, va sostituito. La regola delle 5 sostituzioni ci consente a tutti di poter apporre dei correttivi in corso d'opera. Secondo me, a 20 minuti dalla fine, essendo stato già graziato precedentemente Manzi, va sostituito. Non puoi giocare gli ultimi 20 minuti dove la squadra avversaria fa l'arrembaggio senza, con un giocatore centrale che comunque è portato anche a commettere dei falli, ci sta, ammonito. Questo ha provocato l'espulsione di Manzi, quindi giocare in 10. E poi ovviamente loro in superiore numerica hanno premuto sull'acceleratore, già abbiamo dei limiti di qualità e di capacità di stare in campo, poi abbiamo dei limiti psicologici perché magari insomma siamo una squadra che ha già subito tante volte il ribaltone, vedasi Francavilla, vedasi partite che comunque non abbiamo dominato. Secondo me abbiamo regalato, per questo motivo secondo me abbiamo regalato la vittoria dei avversari. C'è anche da dire un'altra cosa: sempre negli ultimi 20 minuti la squadra ha bisogno di essere allungata, è il caso di far entrare Talamo, che comunque è un centravanti che dà profondità, che va negli spazi, che si lancia, anche se poi magari non concludiamo a rete, anche se magari non finalizziamo, in quel momento era necessario tenere la palla il più possibile lontano dalla difesa, dall'area di rigore. Se noi abbiamo Maledic, che come sappiamo non è un calciatore che va negli spazi, che dà profondità, e c'è questa possibilità di avere Talamo insomma in panchina, le gare vanno anche cambiate con gli uomini che abbiamo, a mio parere. Ecco, questa è la mia valutazione, magari può essere anche sbagliata, ma secondo me il difensore va sostituito e lo stesso Maledic va sostituito. Non si deve aspettare l'evento, perché Manzi inevitabilmente rischiava di essere espulso. Già prima è stato graziato, come ci ha raccontato Mariano, insomma. Sì, per cui sono molto arrabbiato, perché secondo me oggi ci siamo giocati una bella fetta di salvezza. No, poi tra l'altro Antonio, come poi ascoltavo da Mariano, io la partita non l'ho vista, l'ho ascoltato un po' come tutti quanti, l'arbitro ha anche graziato altri due calciatori rossoneri, probabilmente non ha voluto mettere ancora di più il dito nella piaga, se no qua parlavamo di una squadra che magari finiva in 7 e la prossima... Ricordiamo, adesso si gioca, non so se fortunatamente o sfortunatamente, magari fortunatamente perché dopo questa sconfitta magari un paio di settimane di non partite ufficiali può essere una cosa buona, sfortunatamente perché poi magari c'era l'obiettivo subito di rifarsi. Comunque, detto questo, noi fra 3 settimane contro una delle squadre più forti del campionato, che è il Nardò e il San Francesco, saremo senza 2 giocatori e si rischiava di starne fuori anche con altri giocatori. Volevo sapere questa tua considerazione e poi dopo andiamo a leggere un po' a raffica tutti i messaggi che ci state inviando, per quelli che si possono leggere, che poi
va benissimo la critica, però le offese ovviamente non le possiamo leggere, quindi le critiche che ci sono giustamente dopo le mettiamo tutte in sovrimpressione. Prego Antonio. Sì, no, la considerazione che faccio è chiaro che nel momento in cui la squadra poi è in difficoltà e è in svantaggio, il nervosismo la fa da padrone, e magari i calciatori che come dire, non hanno dalle loro l'esperienza di certe partite, di certe dinamiche, è chiaro che si lasciano trasportare dagli eventi e quindi si può come dire, incorrere in ulteriori sensi di disciplina da parte dell'arbitro, che fortunatamente non ci sono. Io mi preoccuperei poco della partita del Nardò, Giuseppe, scusami, sono anche abbastanza concreto. Io avevo già detto prima, qualche settimana fa, parlando pure con Iotice, che io avevo messo tre partite in programma da vincere: Poteolana, Bitonto e Gladiator, e poi un esploè esterno che poteva essere Fasano, che poteva essere Molfetta, Fasano o Matera. Se oggi avessimo chiuso la partita in vittoria, secondo me avevamo raggiunto la salvezza, perché noi dobbiamo fare 13 punti, l'ho detto tre settimane fa, tre l'abbiamo fatte, ne rimangono da fare 10. Il problema è che questa squadra, cioè non lo so nemmeno se riusciamo a raggiungere questi famosi 13 punti, veramente ci sono delle partite come quella di oggi in cui non so, non voglio farmi trascinare dalla negatività, ma sta di fatto che ci sono degli errori che secondo me sono a tutto tondo. Nell'ottica di una critica ovviamente tecnica, io ripeto, una partita che non si può perdere perché un centrale si fa espellere a 10 minuti alla fine, quarto alla fine, quando si sa che è ammonito. Se fosse stata un'espulsione diretta, tipo non so, un fallo di reazione, un'entrata scomposta, avrei potuto capire, ma era il secondo giallo. Cioè questi sono errori gravi, secondo me non si può, cioè qui si ci gioca un campionato su queste cose qui. Lì andavo sostituito prima Romeo, se è in panchina vuol dire che Abile ha rollato, può giocare, tant'è vero che ha giocato dopo, quindi non capisco perché non farlo entrare prima. Questa è la mia come dire, il punto dolente della mia considerazione. Lasciamo perdere pure il discorso di Maledic per Talamo, che anche lì a mio parere andava fatto quel tipo di sostituzione. Se i calciatori sono in panchina devono essere utilizzati, soprattutto in questi minuti di, diciamo dire, negli ultimi minuti, 20 minuti. Io penso che Talamo ce l'abbia 20 minuti per giocare, altrimenti cioè, se non riesce a fare 20 minuti, cosa che non credo, stiamo parlando di una squadra allo sbando. Cioè rendiamoci conto, che cosa abbiamo? Abbiamo una squadra che si vuole salvare o no? Cioè io capisco gli sforzi della dirigenza, capisco tutto, ma questa è una critica alla guida tecnica, se così possiamo dire. Cioè non si può buttare alle ortiche una partita che si stava tranquillamente concludendo. È normale che il Matera facesse un po' di pressione, cioè ce lo si deve aspettare, non è una squadra che ormai è in spiaggia, doveva fare gli ultimi tre punti per salvarsi, se poteva capitare il pareggio ben venga, ma non addirittura poi due espulsioni, il casino che c'è stato sulla panchina, cioè, voglio dire, cioè, non so, certe volte forse ci si dimentica, siamo la Nocerina, non siamo una squadretta di terza categoria che si deve far bistrattare così su questi campi. Ecco, questo è il mio rammarico più grosso. Allora, vedo che si stanno preparando per la zona mista, quindi appena ci danno un cenno che è tutto pronto, ovviamente li andiamo ad inserire in linea. Prima leggiamo qualche messaggio a raffica, ne stanno arrivando tanti. Gennaro, con Erra, la Nocerina ha perso quel poco di gioco che teneva, allenatore deficitario, guardiamo i precedenti. Giovanni, Erra non ha mai avuto un carattere neanche da calciatore, vero? Siete scordati, sì, per il momento la Fragolese sta vincendo 1-0, poi Giovanni non lo posso leggere, comunque un po' contro la squadra, ma un calciatore per 6-7 partite, per 7-10 mila, non si riusciva proprio a prendere, dice per un attaccante, credo, si riferisce Salvatore, ma che palla d'affare, hanno deciso di retrocedere, scrive Giovanni. Enzo, la colpa è del mister Erra. Salvatore vergogna, Raffaele vergogna, Salvatore vediamo se riusciamo a salvare la categoria, il pallone addirittura dice è finito, poi altre critiche a terra che non possiamo mettere in sovraimpressione, che là si va all'offesa, Giovanni era out, tutti contro la Nocerina, li mandano questi arbitri, infatti abbiamo sentito anche Francesco che era un po' contrariato da alcune scelte del direttore di gara, Edoardo Erra vattene, Fabio vergognatevi, non si possono perdere le partite quando sei di vantaggio 1-0 a 20 dal termine e farsi espellere così, erano tre punti d'oro,
Vabbè, altri messaggi sempre che non possiamo mettere in sovraimpressione, era meglio quando stava Maiorino. Se avete le al San Francesco nessuno spettatore, non è tutto perduto, giovedì no, si gioca fra 3 settimane Luana, devono prendere i giusti provvedimenti, richiamare Zavettieri e sopra la categoria, poi ce ne sono ancora tanti altri un po' più sopra. Però Antonio, quello che sto leggendo, almeno in questi ultimi 15 messaggi, tra quelli che ho messo, quelli che non potevo mettere in sovraimpressione, la stragrande maggioranza dà la colpa principalmente al tecnico. Ora, visto che c'è la sosta, pensi che possa accadere qualcosa oppure si andrà avanti con Erro? Ovviamente andiamo a sensazione, noi non sappiamo niente. Era giusto per collegarmi, visto i commenti che stanno arrivando. Guarda, la situazione è, c'è poco da ridere, c'è poco da fare, vuol dire, tra virgolette, un po' di semplice comicità. È una situazione davvero drammatica. La Cinerina rischia di retrocedere, perché sono convinto che se noi andiamo a fare i playoff con questa squadra, cioè io non so quante speranze abbiamo di salvarci, perché è una squadra che... L'altra volta, Antonio, io ho questa sensazione che se andiamo a fare i playoff non ci salviamo, quindi dobbiamo salvarci. Perché tra l'altro i playout sono uno spareggio, quindi una partita che veramente può in 180 minuti si decide un campionato. Non abbiamo una squadra esperta, non abbiamo gente che sa stare dentro le partite, l'abbiamo visto tante volte, cioè la gara dura 95 minuti, bisogna aspettare il momento propizio, bisogna stare calmi, bisogna avere l'esperienza di capire che qualsiasi momento può essere lo definitivo, l'importante è non staccare la spina. Cioè non è possibile, per l'ennesima volta abbiamo assistito a una gara da due volti, è l'ennesima partita di questo campionato in cui abbiamo, capisco che è una squadra giovane, capisco tutto, ma qui ci dobbiamo salvare. Cioè qui abbiamo fatto l'ennesima gara dai due volti, come con la Puteolana domenica, una gara che il primo tempo rischiamo di perdere, poi nel secondo tempo abbiamo avuto la fortuna di mettere, come dire, di fare due reti e quindi portare a casa 3 punti. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, meritavamo forse il doppio vantaggio, il secondo tempo abbiamo staccato la spina e abbiamo subito per 45 minuti. Cioè, nonostante tutto però stavamo, eravamo in gara. Però all'improvviso c'è un errore, anche il pareggio era buono. Io dico ormai siamo in svantaggio, siamo in svantaggio numerico, portiamo a casa il punto. Purtroppo no, cioè ci si lascia andare a isterismi, a queste emozioni da campo che però bisogna saper controllare, perché purtroppo il calcio è fatto anche di emozioni, ma vanno controllate, perché altrimenti si rischia veramente di buttare a mare la categoria. Mi chiedevi di Erra, se è il caso o non il caso di, cioè, è chiaro che adesso le valutazioni possono essere molteplici. Personalmente ti dico la verità, a me il cambio di guida tecnica ha un po' deluso nel complesso. Capisco gli avversari forti delle prime gare, capisco la scarsa, voglio dire, capacità della squadra da un punto di vista tecnico, capisco gli infortuni, capisco tante cose, però personalmente nel complesso la guida tecnica di Erra mi ha un po' deluso. Mi aspettavo qualcosa in più da questo allenatore, che comunque è un signor allenatore per la categoria, e proprio per questo mi aspettavo qualcosa in più. Adesso probabilmente c'è da fare una super riflessione: in campo non va l'allenatore, vanno anche i calciatori. Cioè, probabilmente c'è anche un problema di qualità dei calciatori che abbiamo, cioè la squadra forse sicuramente. E quindi probabilmente il giudizio di Erra è un po' macchiato, il giudizio su Erra che stiamo dando è un po' macchiato anche da quella che è la pochezza della nostra rosa attuale, purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Se abbiamo vinto una gara dopo 8 partite, un motivo ci sarà, voglio dire, no? E abbiamo vinto contro l'ultima classifica, non è che abbiamo vinto contro una squadra di media classifica. Insomma, secondo me, dico che Erra nel complesso mi è deluso, però ha delle attenuanti. Le attenuanti sono ovviamente dettate dal fatto che abbiamo una squadra che ha dei limiti evidentissimi, insomma, calciatori che in attacco non rendono alla grande, difesa che è un po' perforabile, centrocampo che con l'assenza di Basanisi non esiste praticamente. Si è mai esistito, insomma, quest'anno sto centrocampo. Quindi io dico che proprio per questa ragione dicevo che oggi il mio pensiero è che oggi ci voleva il guizzo di Erra, cioè dove non riesce ad arrivare la squadra ci deve essere l'allenatore che deve
intervenire. A mio parere, qui oggi ha sbagliato Erna, secondo me. Non vuol dire che però Erna è scarso, vuol dire che semplicemente oggi magari ha fatto una valutazione, a mio parere, che è sbagliata. Potrebbe, ci possono essere tante motivazioni dietro questa sua scelta, però secondo me, guardandolo da fuori, oggi ha commesso un errore. Ripeto, il che non vuol dire che Erna non è un allenatore bravo, capace. A volte tutti si può sbagliare. Si possono, anche i campioni sbagliano i calci di rigore, quindi cioè, non è detto che Erna non sia capace. Dico che probabilmente oggi non ha avuto quella lucidità di saper leggere un momento critico della nostra partita, ma io direi che del campionato, perché oggi era di fondamentale importanza portare a casa i 3 punti per il campionato, non per la partita in sé per sé. Certo, allora intanto il Nardò si è portato in vantaggio all'85esimo contro il Gravina per 1-0, Nardò sarà il nostro prossimo avversario, mentre Altamura a Fragorese sono sempre 0-1 per la Fragorese quando siamo arrivati all'87esimo, quindi manca poco. Allora intanto vedremo... certamente questo è il risultato che ci inguaia. Certo. Perché però, noi la Fragorese non la incontriamo più. Sì, Antonio, ovviamente era quasi scontato che non è che quando perdi tu poi perdono anche le altre, è normale che cominciano a fare anche punti le altre, quindi bisogna far punti noi per... Però la vittoria in trasferta, capito, di una diretta concorrente che io personalmente non mi aspettavo, o meglio, non mi auguravo. È anche vero che domenica scorsa la Fragorese ha pareggiato col Barletta, noi abbiamo perso in casa col Barletta, cioè adesso i punti davvero diventano dei macigni, ragazzi, qui bisogna stare a fare attenti, bisogna fare molta attenzione, perché si rischia veramente di essere di andare a fare questi benetti play-out. Ed è un dramma. Perché è un dramma? Non è il dramma fare i play-out. Il dramma è che noi abbiamo una squadra che fondamentalmente non so quanto sia capace di venire fuori da questi play-out. No, assolutamente. Cioè, quello è il problema, perché i play-out si possono pure fare. Non è che problema, non è un dramma fare i play-out. Il problema è che abbiamo una squadra che secondo me non so se è in grado poi di vincere questi play-out. Perché no, io vedo che... Si fa proprio fatica, Andrea, scusami, si fa proprio fatica a segnare, perché anche oggi sei andato avanti 1-0 e poi ti sei mangiato l'impossibile, perché potevi chiudere il primo tempo addirittura 3-0. Quindi, le squadre con cui dovremmo giocare, chi sei? Il Lavella abbiamo perso in casa e fuori casa. Sì. Francavilla ci siamo fatti rimontare e vinciamo 2-0. Il Gravina abbiamo pareggiato lì, in casa abbiamo vinto, ma ricordo che abbiamo vinto con grandissima sofferenza. Il Molfetta abbiamo giocato solo all'andata, abbiamo vinto, il ritorno ancora no. Cioè, allora, ripeto, io adesso voglio essere anche un po' equilibrato sulla cosa. Noi dobbiamo fare 13 punti, 3 l'abbiamo fatto, per fare altri 10. Lasciamo perdere adesso come va a finire il mandato la partita di oggi. Dobbiamo fare 10 punti, perché secondo me con 39 punti ci salviamo, massimo 40 ci si salva. Adesso dico questo, dobbiamo vincere 3 gare e fare un pareggio. Il punto è che oggi andava bene anche il pareggio, perché noi diamo per scontato che Gladio, Robitonto e Molfetta li vinciamo, cioè dobbiamo vincerli, non è che li vinciamo, dobbiamo vincere quelle 3 gare lì, perché sono 3 gare che fondamentalmente possiamo vincere e dobbiamo vincere. E poi ci vuole un pareggio che andava bene oggi, o dobbiamo farlo a Fasano. Se no retrocediamo, cioè se no facciamo i play-out, non è inutile che ne usciamo, i calcoli sono quelli lì, è matematica. Allora, anzi ti do di più, avendo vinto la Fragolese dal punto di vista numerico è ancora peggio la situazione, perché anche il Gladiator ha vinto, giusto, stava vincendo. No, fortunatamente il Gladiator 1-1, quindi in questo momento fortunatamente comunque ha fatto punti Peppe. Attualmente troviamo Gladiator da Fragolese a quota 30 punti con la Nocerina sotto di un punto, quindi in zona play-out. Poi dopo vi facciamo vedere la classifica appena termineranno queste due partite qua. Però aspetta una cosa, Gladiator e Fragolese hanno fatto punti fuori casa. No, Gladiator ha giocato in casa 1-1 con i Pitoni. No, domenica scorsa ha vinto fuori casa. Sì. Quindi ha fatto 2 partite, 4 punti. Sì. E la Fragolese uguale, 2 partite, 4 punti. Contro squadre che comunque che non sono le ultime. E poi ovviamente sta giocando anche Molfetta-Francavilla, che era lo scontro salvezza di questa giornata. Per il momento sono sul punteggio di 1-1, questo ovviamente sarebbe comunque un buon risultato. Per non scendere più in classifica, per non andare più in basso, questo è buono. Solo per non andare più in basso, perché sennò qua tra poco arriviamo alla Butolana, cioè facciamo i salti indietro, facciamo.
Allora, intanto zona mista ancora nulla, ne approfittiamo per leggere gli altri messaggi. Alfonso, quante partite mancano? Mancano altre 6, Alfonso. Ma quale pareggio? Noi vincevamo fino a 15 dalla fine, dovevano vincere. Erra dimettiti così eviti di retrocedere, tanto per quello che vali. Charlie D'Agosto, ma come fare a difendere Zavettieri, che è il più grande artefice di questo a cui stiamo assistendo da 9 mesi? Sicuramente le colpe sono un poco di tutte quante, è ovvio che poi la squadra è stata costruita ad inizio anno da Zavettieri, su questo non ci piove, si è provato a mettere una pezza tra dicembre e gennaio con purtroppo scarsi risultati, quindi non è stata poi migliorata la rosa, anzi. Gennaro, finiamola con la farsa, diciamo la verità, Erra è un allenatore deficitario, dice ci sono ancora i serpenti in seno, come puoi fare bene, perché questo nessuno lo dice, inutile programmare il futuro se non la certezza di salvarti nell'attuale, troppa attenuante, al posto di prendere tutti questi sistemi bastavano 2 giocatori e ti salvavi, invece troppi alibi anche a questa società, dice Mimmo. Su che ci salviamo, quest'anno è così, purtroppo hanno andato male, uniti fino alla fine chiudiamo quest'anno, cambiare tecnico non conviene, poi parla già di play-out e della sfera magica, la matematica non ci condanna ancora, certo qualcosa non quadra, troppo nervosismo nei giovani, oggi non si è saputo leggere bene la partita, era sbagliato giusto, errore di sostituzione dei giocatori, no, ovviamente non abbiamo la sfera magica oggi, cioè, Antonio diceva che nel caso andassimo a fare malauguratamente i play-out, comunque non sarebbero facili, anzi, quindi come dici tu, assolutamente ci dobbiamo assolutamente salvare per poi porre le basi l'anno prossimo per un futuro migliore, però adesso dobbiamo pensarci a salvare, noi oggi stiamo semplicemente facendo una considerazione sulla partita e poi in un eventuale play-out che ovviamente ci auguriamo di non andare a disputare. Che figura se retrocediamo, dice Giovanni. Gerardo, siamo scarsi, speriamo di salvare la categoria, speriamo di trovare un imprenditore che prenda a cuore i colori rossoneri, solo così possiamo vedere il nuovo di nuovo il calcio a Nocera. Vabbè ragazzi, questa è la situazione, io dalla zona mista non ho ancora novità, cerco un attimino Antonio di contattare chi è a Matera, intanto siamo in piena zona recupero per Nardò Gravina 1-0, Altomuna Favorese 0-1 e Molfetta Francavilla 1-1, mentre alle 5 comincerà Fasano Martina Calcio. Peppe, solo una considerazione volevo fare, anzi due. Antonio, faccio un attimo la telefonata per capire un po' la situazione. Ah, va bene, sì, no, 2 considerazioni su 2 messaggi che ci hanno inviati i nostri amici. La prima è sulla squadra costruita da qualcun altro. Sicuramente la squadra costruita da qualcun altro non era da primato, insomma, ma probabilmente se noi avessimo cambiato qualcosa in meno a dicembre, la volontà certo non è ascrivibile ai nuovi dirigenti della Nocerina, che si sono trovati già una squadra dimezzata, ma sicuramente con i vari Mincica, Magri, Cuomo, Ambro, Baldè, Scaringella e qualche altro che adesso dimentico, sicuramente ci saremmo salvati a occhi chiusi. La squadra si è notevolmente indebolita col non mercato di dicembre, è inutile stare a dire perché non abbiamo fatto mercato lo sappiamo perché non è stato fatto, però comunque la squadra si è notevolmente indebolita a dicembre e da gennaio in poi infatti abbiamo una media retrocessione, cioè forse siamo ultimi il giorno di ritorno, avremmo fatto, non ho adesso i numeri precisi, ma avremmo fatto non più di 10 punti, cioè il che vuol dire che praticamente siamo ultimi in classifica. Mi ricollego all'altro messaggio dell'amico che diceva bisogna guardare i numeri dicono proprio questo, che la Nocerina nel giorno di ritorno è messa malissimo e attualmente è in zona play-out, quindi si parla di play-out perché siamo già nei play-out, non è che dobbiamo aspettare di andarci ancora, siamo già al quintultimo posto, sest'ultimo posto, siamo già in zona play-out, quindi non è che dobbiamo aspettare un'altra domenica per andare nei play-out, forse se aspettiamo ancora arriviamo proprio ultimi, meno male che c'è la Puteolana, bisogna essere oggettivi, la Nocerina purtroppo in questo giorno di ritorno sta facendo malissimo, la giorno di andata avevamo fatto 21 punti, ecco, ricordo bene, 21 punti, e giorno di ritorno bisognava farne altrettanti, ne abbiamo 29, abbiamo fatto 8 punti giorno di ritorno, quindi chi parla di numeri e chi parla di classifica andasse a guardare i numeri,
cioè i numeri sono che la Nocina adesso è in zona playout ed è nella girone di ritorno, sarebbe ultima, quindi consideriamo questo aspetto di playout, ci siamo dentro perché ce lo meritiamo di stare nei playout, non è che ci hanno messo lì perché gli arbitri, perché cioè siamo onesti con noi stessi, inutile girare intorno. Una squadra che fa 8 punti, ma dove vuole andare? Giuseppe, scorreggimi se sbaglio, giorno andato abbiamo chiuso a 21, giorno di Roma abbiamo 29, abbiamo fatto 8 punti, e noi di cosa vogliamo parlare? Cioè stiamo qui a parlare di una squadra che deve fare che cosa? Sei senza il microfono, Peppe. Scusate, dicevo, è una, adesso controllo, intanto ci dicono che tra un paio di minuti dovremmo avere sia l'allenatore del... No, ma ricordo bene che erano 21 punti perché feci questa considerazione con Stanzione. Stanzione dissi: abbiamo fatto 21 punti giorno d'andata, giorno di ritorno dobbiamo farne altrettanti perché la salvezza è a 42 punti. Sì. E quindi dissi: dobbiamo fare 21 punti, ne abbiamo fatto 8. Cioè, giorno di ritorno abbiamo fatto 8 punti. Forse non so se la Puttolana ha fatto peggio di noi giorno di ritorno. Cioè, di cosa stiamo parlando? No, penso più o meno lì, perché la Puttolana nel ritorno aveva vinto qualche partita, adesso è di nuovo sprofondata. Anche oggi. Ma quindi di cosa stiamo parlando? Se non siamo ultimi, siamo penultimi. Cioè, è una squadra che effettivamente ha tantissime pecche. Ecco perché dico che mi aspettavo qualcosa in più dall'allenatore, come valore aggiunto di questa squadra che non è fortissima. Magari sono 8 punti. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando della squadra di giorno di ritorno, ha fatto 8 punti. Il giorno di ritorno abbiamo giocato 9 partite. Aspetta, ti dico subito, sono 8 punti in 11 partite. Di cosa stiamo parlando? L'amico scriveva, guardiamo i numeri, guardiamo la classifica, questi sono i numeri. 8 punti, 11 partite, zona playout. Meno male che abbiamo fatto 21 punti all'andata, altrimenti stavamo proprio all'ultimo posto. Tra l'altro, mentre vedo che si stanno preparando... Giusto per, visto che avevo già aperto il calendario, vediamo anche le ultime 6 partite, la Nocerina dopo la sosta. Quindi... Giocheremo contro il Nardò, Gladiator, Fasano, Gladiator, Molfetta, Bitonto, Cavese. Sì, che tecnicamente sulla carta è anche un buon calendario, perché tolta la prossima contro il Nardò praticamente l'ultima partita contro la Cavese, ci sono comunque 4 squadre che si potrebbero far punti magari giocando sul fatto una è uno scontro salvezza, le altre un po' sulla motivazione, però Peppe, siamo... mi preoccupa, in tutta onestà preoccupa un po' la mia squadra. No, vabbè, era giusto per fare due cose. È chiaro che se non facciamo punti contro Gator e Bitonto, cioè è finita. Ho detto che noi dobbiamo fare 13 punti e ce ne mancano da fare 10. Problema che abbiamo fatto in 11 partite 8 punti, se tanto di tanto in 6 partite dovremmo farne 10, cioè significa un miracolo praticamente calcisticamente parlando. Allora, numeri, questi sono numeri e statistiche. Recuperiamo qualche altro messaggio, eravamo arrivati, mi sembra... Pasquale, non c'è oggi Pasquale? Non lo so, vediamo. Allora, il male, ok, questo l'abbiamo letto. Da quando c'era, quante partite sono state vinte? Rotto per rotto cambia l'allenatore, dice Saverio. È stata vinta una partita contro la Puttolana. Allora, Luigi, ci rientriamo la bocca dicendo siamo la Nocina. Questa non è la Nocerina, ha solo la maglia. Con R una sola vittoria contro la Puttolana. Penso che sia ora di cambiare. Poi Charlie e Kitty De Nevi, giocatori che si erano già accordati per andarsene, non voleva stare più. Sì, sicuramente no, è vero. Cioè, non no, 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 forse no, no, il ragionamento no, è questo, è giusto per rispondere a più. No, era giusto per dire io, poi ti lascio parlare. Sì, è vero che c'erano stati, diciamo che i giocatori che sono andati via erano quelli là che avevano chiesto la cessione. Questo è un... Sì, io parlavo di valori assoluti, non parlavo di... È chiaro che questi calciatori erano già dati via, dico, se fossero in una condizione di normalità, cioè in una condizione di normalità, quindi se i calciatori non fossero andati via, era una salvezza tranquilla. Questo dicevo, non sto dicendo che la società è arrivata dopo, non potevano fare nient'altro, i calciatori ovviamente se ne sono andati perché non venivano pagati, cioè io parlavo per valori assoluti, non parlavo del caso specifico. No, poi tra l'altro la società, diciamo che... nell'andarle a rimpiazzare non è che c'erano diciamo tantissime
tantissime scelte, anche perché quando c'è stato un passaggio di società no, ma infatti stato... ho specificato nel non mercato di dicembre, non per colpa della società, perché hanno acquisito la società il 19 dicembre, il 21 chiudeva il mercato, se non ricordo male, in due giorni probabilmente hanno fatto anche più di quello che potevano fare, però in realtà questa situazione ci ha portato ad avere una squadra che il giorno di ritorno ha fatto 8 punti in 11 gare, cioè, no, questo sia ben chiaro per tutti, perché forse non è ancora chiaro che il dato numerico è questo: 8 punti, 11 gare, cioè praticamente se non è della retrocessione questo andamento non so quale possa essere. Mister Erra, scusami Antonio, sì, sì. O forse no, vediamo, ok, no, ancora no, va bene, credo che lo dovremmo avere a breve, fra un paio di minuti. Intanto recupero anche Antonio, eccoci qua. Allora, intanto leggiamo qualche altro messaggio. Dove mi basti? A Luigi, mi sembra che l'avevamo letto. Allora, Red Black, prendiamo un direttore generale per il futuro, non abbiamo preso due giocatori per salvarci adesso, ma stiamo scherzando, vi penso che abbiamo il prosciutto davanti agli occhi. Poi ancora Charlie, e la nuova dirigenza a causa dell'illustrissimo Nunzio Grasso ha avuto un solo giorno per fare acquisti, infatti era quello che dicevamo prima, hanno avuto pochi giorni per poter fare la squadra. No, ma alla fine io quello che dicevo prima è che purtroppo nel cercare di migliorare la squadra con quello che hanno provato a far fare, no, forse non è chiaro che è proprio quello che stai dicendo tu, Charlie, lo diciamo anche noi, cioè la considerazione è identica, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. La dirigenza non ha potuto fare mercato perché si è insediata quando il mercato di fatto era già chiuso. La considerazione, la ripeto, era su valori assoluti, cioè la squadra inizialmente costruita poteva essere sicuramente da salvezza, perché se consideriamo i calciatori che sono andati via ci si poteva salvare tranquillamente. Purtroppo la vecchia dirigenza, non avendoli retribuiti, ha creato una condizione tale per cui i calciatori sono dovuti andare via. Di conseguenza la nuova dirigenza, che è subentrata a pochi giorni dalla chiusura del mercato, non poteva fare altro, quindi la squadra si è indebolita non per colpa della nuova dirigenza, ma perché si è indebolita perché così è andata il destino di questo campionato. Quindi stiamo dicendo fondamentalmente la stessa cosa, così come immagino che anche tu possa convenire sul fatto che se in una condizione di normalità i calciatori non fossero andati via, ci saremmo salvati tranquillamente, perché tutti quelli che sono andati via probabilmente avrebbero dato un contributo tale per cui la squadra poteva tranquillamente salvarsi. Oh, tra l'altro poi manca pure Andrea Basanisi, altro, però... Ma sì, sì, ma ripeto... Principalmente il problema sia anche l'assenza dell'attaccante, cioè... Quando Giuseppe, ma è tutto il contesto che praticamente... È un contesto che è negativo, è inutile... Cioè, voglio dire, ripeto, il calcio si fa con i numeri. 11 partite, 8 punti, non è un andamento esaltante. E se ci ritroviamo di nuovo nella zona play-out, comunque ci balliamo... Un giorno un punto in meno, un punto in più, fa poca differenza. Non è che siamo andati. No, abbiamo Erra. Sì, sì, vai. Mariano, vai. Non ti sentiamo, Mariano. Non ti sentiamo. Non lo sentiamo. Vediamo un attimo di risolvere. Purtroppo non si sente. Adesso facciamo il collegamento audio, altrimenti abbiamo il problema, ce l'abbiamo praticamente oggi, le cuffie non ci vogliono aiutare, facciamo il collegamento telefonico, oggi purtroppo va così, quindi non riusciamo a... abbiamo problemi continui con l'audio, e quindi tra poco dovremo avere Erra, un attimo che... Antonio, intanto termina velocemente magari quello che stavi dicendo. Sì, sì, no, va bene... La conclusione era questa, insomma, ecco, dispiace per l'attuale situazione della Nocina, nessuno è contento, anzi siamo purtroppo notevolmente amareggiati, se parliamo in questi termini, proprio perché ci dispiace vivere questa situazione di disagio della nostra squadra. Ecco, speriamo che, non so, ci possa essere un buon miracolo. Ecco, adesso abbiamo Mister Erra, magari vediamo cosa ci dice. Vediamo se riusciamo a creare questo collegamento con Mister Erra, probabilmente ce la facciamo, almeno sentiamo direttamente dalla sua voce. Allora lo dovremmo avere, allora adesso ci riproviamo, vai Mariano. Allora mister, dicevamo, nel primo tempo avete fatto lo stesso risultato, secondo tempo per 75 minuti il Matera non è impensito a Nocerina, poi quello che è accaduto. Sì, noi dobbiamo chiudere la partita del primo tempo, abbiamo avuto 3-4 occasioni per chiuderla, non l'abbiamo fatto, e succede che poi nel calcio un episodio avverso ti condiziona al finale, cioè in pochi minuti due situazioni
clamorose, perché due espulsioni in pochi minuti, più gore contro, una squadra che non abbiamo per niente sofferto. La squadra non solo teneva il controllo, ma è stato il dominio completo fino al 70esimo. Questa cosa sicuramente ci fa male e sarà durissima da accettare, perché c'è anche la sosta, quindi passeremo sicuramente una sosta molto brutta, ma abbiamo il dovere di rialzarci e analizzare gli errori che abbiamo commesso, al netto poi anche di alcuni strafalcioni che ci sarà poi chi ha adibito a dover valutare. Mi auguro che valuterà in piena serenità. Noi valutiamo, andiamo ad analizzare i nostri errori, perché ne abbiamo commessi, al netto di una partita a mio avviso sopra le righe. Però è anche oggettivo che è la seconda volta che giochiamo in 9 uomini. Sembra che siano stati così determinanti da poter decretare la discussione. Ecco, come ha detto lei, senza fare disfattismi, il punto, forse il quesito che più resta al ritorno della sosta, saremo senza due difensori centrali che in questo periodo, diciamo, sarebbero stati importanti. Come pensa già di lavorare, anche se c'è molto tempo? No, in questo momento è l'ultimo dei miei pensieri. Ci lettiamo le ferite, è ovvio che una partita del genere ci condiziona non solo alla partita stessa, perché non raccogliamo nulla, ci porta rabbia e ci porta anche conseguenze per la prossima o per le prossime. Però alla ripresa valuteremo il tutto e ci prepareremo per l'altro. Grazie, dottor Mister. Allora è questa la dichiarazione di Mister Sandrera. Ringraziamo anche i colleghi di Matera che ci hanno appunto concesso l'ultima domanda. Noi diamo la linea alla regia e ci vediamo poi per il palinsesto di nocerinalive.it. Come sempre, forza massima. Grazie Mariano. Allora siamo alle battute finali. Antonio, non so se volevi commentare anche le parole di Mister Era, così poi andiamo verso la chiusura. Dico che probabilmente 45 minuti a un buon livello e 20 minuti discreti non bastano a questa Nocina per salvarsi. Bisogna fare di più probabilmente, perché abbiamo già assistito a prestazioni di questo tipo in cui si fanno 45 minuti buoni, discreti, insomma, e altri 45 minuti poco sufficienti, e abbiamo spesso raccolto zero. Probabilmente bisogna fare di più, questo mi sento di dire. Ok, chiarissimo. Allora, noi vi ringraziamo per averci seguito anche per questa diretta. Noi, per quanto riguarda le dirette, ci vediamo durante ovviamente la prossima settimana. Per quanto riguarda la diretta stadio, fra 3 settimane, continuate a seguirci su nocerinalive.it per tutti gli aggiornamenti. E niente, arrabbiati, anzi oggi più che arrabbiati, molto delusi, ma sempre innamorati della Nocerina. Noi ci diamo appuntamento, come diceva Mariano, col nostro palinsesto di giorno in giorno. Ringrazio Antonio. Grazie a te, Peppe. Un saluto a tutti gli amici, vi aspetto domani sera a Lunedì Gol. Okay. E niente, come sempre, forza Molossi, un po' delusi, ma fa niente, siamo abituati a queste cose. Domani ovviamente sarà analizzato un po' il tutto, magari anche con meno rabbia di oggi, così diciamo che è sempre così, anche se comunque resta l'amarezza per il secondo tempo buttato dopo averla dominata nel primo tempo. Va bene, grazie per averci seguito, continuate a farlo, sempre solo, forza Molossi, un abbraccio a tutti. Buonasera, ciao a tutti, ciao Giuseppe, ciao, buonasera. Our what he's looking for, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Na 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 na